Buonasera ragazzoni, buonasera, bentornati nel Twitch Crime. Che questa sera abbiamo una live, a parte lunga, intensa, piena di ospiti super interessanti e parliamo di un tema che effettivamente può preoccupare tutti noi, perché le storie che racconteremo stasera sono storie che possono anche colpire noi comuni mortali nelle nostre casette. Un giorno ci vediamo accusati di qualunque cosa e la nostra vita poi ne viene distrutta, no? Quindi già giusto per sbloccarvi una nuova paura nella vita, perché secondo me non ne avete abbastanza. Allora, dobbiamo andare abbastanza spediti perché tra 20 minuti abbiamo il nostro primo ospite che è niente po' di meno che il nostro Raffaele Sollecito, che ormai qua sul canale abbiamo già visto, però ho visto che comunque si è aggiunta, c'è sempre un ricambio di pubblico ovviamente su Twitch, quindi visto che si sono aggiunte nuove persone, ve lo ripresento il nostro Raffaele che ha avuto la malaugurata idea di tagliarsi i capelli, infatti l'ho insultato molto per questo, però nonostante ciò è ancora mio amico. Comunque, prima di introdurre il nostro sollecito, prima di sollecitare il sollecito, io volevo farvi un attimo rendere conto di quanti cristiani colpisce ogni giorno la mala giustizia, perché poi ci sono quelli che arrivano alle cronache, ma ce ne sono anche tanti altri che invece non hanno voce e che rimangono nell'ombra. Quindi, se consideriamo che solo nel 2018 sono state 895 le ordinanze di pagamenti di riparazioni per ingiusta detenzione, quindi diciamo che sono quelli che sono riusciti a prendersi un avvocato, chiedere il risarcimento e ottenerlo, tra cui non Sollecito, poverino, che ancora non gli hanno dato il risarcimento. Nel 2018 sono stati 895, quindi praticamente 900. Ecco, sono tantissime, sono numeri enormi e considerate che la spesa per le casse dello Stato, perché comunque è lo Stato che deve pagare questi risarcimenti, è stata di 33.373.830 euro, spesi solo per risarcire le vittime per ingiusta detenzione. Due spiccioli. Beh, insomma, se andassero, non so, investiti in cose più utili, sarebbe meglio. Oggi abbiamo quattro noti casi, insomma, parleremo prima con Raffaele Sollecito. E vabbè, non vi faccio spoiler, tornerà anche il nostro Marco Quaglia, Gigi Sabbani, avremo un membro della famiglia e poi per finire vi parlerò, vi racconterò io la storia di Enzo Tortora perché me l'avete chiesta veramente in tanti. Comunque sappiate che per ingiusta detenzione, sia che tu stia dentro un tempo, diciamo, ragionevole, sia che tu stia dentro un tempo esagerato, tipo, non lo so, sei stato ingiustamente carcerato per 14 anni, che siano 3 anni, che siano 14 anni, tu comunque non puoi mai ottenere più di 516.456 euro. Quindi insomma, c'è anche il limite massimo, per cui metà del costo del processo di Sollecito. Ecco, consideriamo anche questo. Comunque, adesso noi incontreremo tra poco Raffaele Sollecito, che credo non abbia bisogno di presentazioni, nemmeno il delitto di Perugia, considerato che è uno dei,
è uno, insomma, dei casi più noti della cronaca nera italiana e anche sicuramente tra i più tristi. Ovviamente la vittima si chiamava, adesso vi faccio un breve recap per chi magari avesse perso qualche pezzo. Si tratta dell'omicidio di Meredith Kercher, che era una studentessa in Erasmus a Perugia, all'Università di Perugia, che è stata ritrovata nella sua stanza uccisa con ben 47 coltellate, di cui quella fatale al collo. E perché parliamo di Raffaele Sollecito? Perché Raffaele Sollecito era il fidanzato di Amanda Knox, che conoscete sicuramente benissimo. Amanda Knox era la coinquilina di Meredith. E insomma, Raffaele è stato tra l'altro colui che per primo ha chiamato i carabinieri. Lui si è presentato spontaneamente in questura come persona informata sui fatti. Il problema è che quando lui si è presentato in questura, a parte che era un po' confuso lui, però inizialmente viene trattenuto come testimone, poi diventa indagato, sempre nello stesso momento, poi viene fermato e arrestato insieme ad Amanda. Il motivo è che durante le sue dichiarazioni, Raffaele aveva dichiarato che si trovava forse con Amanda quella notte, che era già stata accusata dell'omicidio di Meredith. Anche se, come dire, era un po' confusa questa sua dichiarazione, perché dice che non ricordava bene la serata, anche perché avevano fumato le cose, insomma, non le sigarette normali, e quindi aveva la memoria annebbiata. E lui disse che sostanzialmente stavano a casa a guardare un film al computer, che risulta effettivamente utilizzato nel lasso di tempo di cui parla Raffaele, ma che non ricorda se Amanda fosse uscita durante la notte per tornare a casa sua, quindi dove è stata uccisa Meredith, o meno. E insomma, tutte queste dichiarazioni un po', come dire, contrastanti, lo hanno incastrato e alla fine lo hanno arrestato e incarcerato. C'è da dire però una cosa, che lui durante l'interrogatorio è stato, almeno lui racconta di questa cosa, ce l'aveva raccontato anche in live con noi quando venne. Durante l'interrogatorio lui racconta di essere stato minacciato e addirittura colpito da un poliziotto. Gli vennero sequestrati cellulare, trovarono un coltellino tascabile appunto nella sua tasca, che però ovviamente non era l'arma del delitto, ma comunque, oh mio Dio, giri con il coltello, allora sei una creatura violenta. E Sollecito, tra l'altro, racconta anche che un poliziotto lo avrebbe minacciato gridandogli: se provi ad alzarti, ti pesto a sangue e ti ammazzo, ti lascio in una pozza di sangue. E quindi chiaramente diciamo che Sollecito ha subito anche diverse pressioni durante questo interrogatorio, per cui c'è anche da dire che quel verbale non era proprio quello che lui voleva dire, ma alla fine l'ha firmato comunque. Ma povero ragazzo! Guarda, adesso lo conoscerete e effettivamente ne ha veramente subite di cotte di crude. C'è anche da dire che lui non era pronto, cioè era un ragazzo, aveva 23 anni all'epoca, non era preparato a un interrogatorio, a una vicenda così complessa a livello legale. Lui è stato, tra l'altro, lui e Amanda sono stati gli unici due che sono stati interrogati senza avvocato, perché per esempio le altre coinquiline sono andate a fare l'interrogatorio munite di avvocato, accompagnate dall'avvocato. Sicuramente se Raffaele avesse avuto un avvocato con sé, certo, da una parte poteva pensare male chi lo interrogava, perché chiaramente, ti porti l'avvocato, quindi hai qualcosa da nascondere. Però forse tra le due, sarebbe andato meglio, perché magari non avrebbe rilasciato tutte queste dichiarazioni confuse, o magari non avrebbe subito, no, violenza psicologica o fisica, come lui racconta, no? Quindi
C'è anche da sottolineare che era completamente da solo in una situazione che non conosceva e ragazzi, può succedere veramente a tutti. Comunque, per farvi giusto un recap, Raffaele e Amanda furono condannati in primo grado nel 2009 come concorrenti nell'omicidio, mentre Ghedè è stato, come dire, è sempre stato diciamo, il colpevole, loro erano i concorrenti in omicidio. Comunque, durante il processo di primo grado, pensate, questa è una chicca che ho scoperto di recente, pensate che durante il processo di primo grado il PM, per sostenere la sua accusa, disse che Sollecito era un violento, una persona violenta perché a scuola aveva ferito una compagna con delle forbici. E dice anche, sì, ok, ma dove sono le prove di questa cosa che cioè, al liceo aveva ferito una compagna con le forbici? E dice, ma perché me l'ha detto un confidente di cui non posso assolutamente fare il nome. Ok, ci sono dei registri scolastici? No, è andato tutto al macero. Quindi, cioè, no, scusate, queste sono quelle chicche processuali che mi ero persa quando vi avevo raccontato la storia, che adesso invece mi sono ritrovata e ho detto: ma serio? Ma serio abbiamo dovuto sentire una cosa così? Comunque, loro poi furono scarcerati, assolti e scarcerati in appello nel 2011 per non aver commesso il fatto, sia Raffaele che Amanda. E qui furono decisive effettivamente le perizie che escludevano la certezza della loro presenza sulla scena del crimine, quindi nella stanza di Meredith. La Corte di Cassazione, però, accoglie il ricorso del PM e il 26 marzo del 2013 annulla l'assoluzione d'appello e rinvia gli atti alla Corte d'Assise d'Appello di Firenze. Quindi, la Corte d'Assise d'Appello di Firenze sancisce di nuovo la loro colpevolezza. Cioè, voi pensate anche allo stato mentale di queste persone che sanno di essere innocenti, vengono riconosciuti come tali. Quindi, oh, che bello la vita, sono fuori gli uccellini, ok, sono libero, wow. E poi no, di nuovo colpevolezza ancora. Comunque, Amanda Knox insomma, viene condannata a 28 anni di carcere e 6 mesi, mentre Raffaele viene condannato a 25 anni. Amanda ne aveva di più perché c'era anche il reato di calunnia nei confronti di Mubumba, ma Lumumba, scusate. Io e la dislessia, scusatemi. E quindi perché lei aveva accusato ingiustamente Lumumba, insomma, non sto a entrare in questi dettagli, ma sono sicura che conoscete bene la storia. Il 27 marzo del 2015, però, la Corte di Cassazione annulla le condanne e quindi Sollecito e la Knox sono, diciamo, finalmente, definitivamente riconosciuti come innocenti, proprio per non aver commesso il fatto. E tra l'altro il giudice sottolinea proprio in questa fase i numerosi errori durante le indagini e pone quindi fine così al caso giudiziario, quindi finito e buona. Però prima di arrivare al 27 marzo 2015, ricordiamoci che Raffaele ha dovuto subire l'inferno soprattutto per come ha vissuto in carcere, perché lui ha scontato 4 anni di carcerazione preventiva. Ed è stato detenuto in un carcere di massima sicurezza con i primi 6 mesi di isolamento. E raga, l'isolamento è qualcosa di terribile, infatti ne parleremo adesso con Raffaele quando si collega, parleremo anche dell'isolamento. Raffaele Sollecito è colpevole o no? Ecco, questa è la domanda che non dovremmo più porci, dato che è stato assolto e lui risulta assolutamente innocente, così come Amanda. Poi, ragazzi, cioè, se continuiamo a puntare il dito contro una persona,
facciamo il gioco della mala giustizia. Cioè, qui ci sono stati tantissimi errori durante le indagini. Raffaele ha fatto un interrogatorio con delle modalità completamente sbagliate, è stato maltrattato in maniere indicibili e ancora oggi ci sono persone che lo guardano come fosse un assassino. Anche di questo parleremo con Raffaele tra poco. Quindi mi dispiace molto vedere che ci siano ancora dei dubbi su questo, ma semplicemente questa è la conseguenza naturale della mala giustizia, cioè che ti marchia a vita. Quindi non volevo attaccarti, ovviamente, era solo per far notare che questa realtà esiste, che ancora questa dinamica c'è, e quindi fa male, insomma. Ma erano solo loro due i sospetti? Sì, alla fine della fiera l'unico colpevole dell'omicidio di Meredith Kercher è Rudy Gedè. Non c'è molto altro da andare. Chiaramente, pensate che passare tutto questo tempo in isolamento, 6 mesi, ragazzi, 6 mesi, sono tantissimi per un isolamento, considerate che gli ha provocato una disfunzione tiroidea, cioè, nel senso, il carcere non è soltanto qualcosa che ti fa essere depresso, triste, ti toglie la libertà. Cioè, è qualcosa che può darti davvero delle conseguenze anche a livello fisico, avere delle, ti può provocare delle malattie. E quindi, insomma, le conseguenze sono notevoli. Comunque, ovviamente, le conseguenze di tutta questa storia sono che in molti restano ancora convinti che Raffaele e Amanda siano degli assassini, e tante volte capita che la vita diventi estremamente impossibile per le vittime di mala giustizia, così come è stato per Raffaele. Lui ha faticato molto a trovare lavoro, proprio perché appena sentivano il suo cognome gli dicevano: ah, ma sei quel sollecito? Sì, ah no, niente, ciao. Cioè, questa poi è proprio anche ignoranza, perché comunque prima di valutare dovresti andare a informarti su com'è andata tutta la storia. Però, capito, cioè, preferiscono, in generale l'uomo della strada, no, preferisce fermarsi al pregiudizio, cioè: ma se io nella mia azienda assumo questo, poi la mia azienda pecca d'immagine, no? Quindi capiate anche che cosa significa, oltre al danno la beffa. Cioè, è una condizione estrema. Oh, eccoti! Ti abbiamo infamato fino adesso, Raffaele. Ciao! Ciao a tutti. Ciao, buongiorno. Buonasera. Comunque, veramente. Alla buon'ora. Scusatemi, ho fatto tutte le cose che non ero esattamente a casa e sono un po' di fretta, scusate. Va bene, allora facciamo presto. Io tra l'altro ti devo dire, sono qua negli Stati Uniti e quando ero al pub con i miei amici, che ho detto, amici quelli che ho conosciuto qua al pub, ho detto: ma sai che domenica ho ospite Raffaele Sollecito? E tutti: ma come, no, wow, devo assolutamente venire a vedere, wow, che bello. Quindi vi saluto, amici del pub, che sicuramente non stanno capendo nulla di italiano, però volevano... Ah, sono diciamo, conosciuto, nel senso che si ricordano di me. Sì, si ricordano di te. Qua ti stanno dicendo tutti che sei un bonazzo incredibile, ti perdoniamo perché sei vabbè, raga, cioè, veramente, non vi gestite. Comunque, innanzitutto, Raffi, come stai? Come sta andando la tua vita? Allora, che vi posso dire? La mia vita sta andando bene, sono in fase di, appunto, crescita lavorativa, carriera. Mm-hmm. Sono anche contento di avere una famiglia che mi supporta, e anche le persone che mi sono vicino. Sono molto contento del fatto che siamo tutti bene. Mm-hmm. Anche mia sorella vive qui a Milano, ho, diciamo,
ho anche un buon rapporto con lei, insomma, la mia vita scorre, Sta migliorando la scorre situa. Meno tranquillamente, sta andando abbastanza tranquilla, ecco, per il momento. male, meno Ho, male. diciamo, le cose che mi, diciamo, a parte la mia vita privata, che fondamentalmente per fortuna non ha grandi problemi, le cose che mi stanno più a cuore sono le battaglie che ho intrapreso sia per quanto riguarda il risarcimento, e la bella novità è che Adesso c'è una bella adesso notizia. la Corte Europea, c'è una bella novità, che la Corte Europea, dopo che già molti, già un paio di anni fa, aveva già ammesso il mio ricorso perché mi avevano rigettato il risarcimento per ingiusta detenzione, dicendomi che in qualche maniera me l'ero andata a cercare io. Adesso insomma, la Corte Europea l'aveva già accettato il ricorso, quindi aveva già passato la prima fase e tutti quanti, giusto per notizia, dovreste sapere che in Europa tutti i ricorsi per i diritti umani nel 90% dei casi vengono cestinati nella prima fase, nel senso che non superano l'ammissibilità. C'è un Aia. primo screening di ammissibilità e il 90% dei casi non sono ammissibili. Nel mio caso l'hanno già preso come ammissibile, e adesso è arrivata la notizia che il procuratore nella Corte Europea ha fatto un'interrogazione al Ministero dell'Interno italiano, quindi ha fatto un'interrogazione in Italia, facendo una serie di quesiti riguardo alle rimostranze che abbiamo proposto noi, cioè perché non hanno garantito i miei diritti già nelle prime fasi di interrogatorio, perché sono stato preso diciamo così, alla sprovvista, facendomi passare come una semplice, facendo passare il mio esame davanti agli inquirenti come una semplice persona informata sui fatti, e improvvisamente divento indagato durante la serata senza nessuna contezza di quello che è accaduto, perché non ci sono registrazioni, poi perché appunto hanno ammesso davanti una serie di sentenze sia della Cassazione italiana sia europee, dove appunto viene sottolineato quanto sia importante rispettare e garantire i diritti sia al cittadino, in caso specifico da persone informate sui fatti, sia all'indagato nel momento in cui diventa indagato. Quindi c'è un quadro molto fumoso, molto fumoso, è molto è pieno, più che molto, pieno di lesione dei diritti, nel mio caso. Oltretutto, il pubblico ministero ha adottato, durante l'interrogatorio di fermo, il pubblico ministero ha adottato una forma ostativa per i colloqui con il mio difensore e i miei familiari, tipica dei regimi, tipica delle situazioni in cui si fanno indagini per mafia o associazione a delinquere. Cioè, mi ha impedito di parlare completamente con la mia famiglia e con i miei familiari già dal giorno 1 per quasi 2 settimane, fino ad aspettare appunto la convalida davanti al giudice, il GIP, il giudice per l'udienza preliminare, scusami, il giudice per le indagini preliminari. E questo comunque è un'ulteriore lesione dei miei diritti, oltre al fatto che dopo tutto ciò, comunque, viste e considerate le premesse, infatti tutte le mie dichiarazioni sono state dichiarate assolutamente non ammissibili in tutti i gradi di giudizio. Questo significa che le mie dichiarazioni rese davanti alla polizia, davanti al GIP, proprio perché non ci sono state delle garanzie di legge, non sono state mai prese in considerazione. Seriamente, cioè,
noi giudici non hanno mai potuto riferirsi alle mie dichiarazioni quando hanno emanato delle sentenze, proprio perché tutte quelle dichiarazioni che ho fatto erano state prese, come potrei definirlo, a tarare luce e vino senza rispettare i diritti e i protocolli. E poi alla fine di tutto ciò mi dicono, vabbè, ma in qualche maniera tu hai sviato gli inquirenti, quindi non ti meriti il risarcimento. No, aspetta. Mi No, tu sembra che sei chi ha sviato stato chi. dentro un sacco di Esatto. tempo, tra l'altro 6 mesi di isolamento, ma che stiamo a scherzare? Sono stato 4 anni in carcere e quindi poi biasimarmi addirittura che io dovrei aver depistato 40 investigatori, grandi esperti delle investigazioni, si è visto, però a Sei prescindere un un genio del ventenne crimine, Raffi, in cioè tu genere puoi depistare qualunque cosa. depistato 40 poliziotti che oltretutto non hanno rispettato i miei diritti, ovviamente anche la Corte Europea ha capito bene che ci qual quadra non cosa, come si dice dagli altri, no? E quindi in questo qual quadra non cosa adesso ha fatto un'interrogazione dove lo Stato italiano è tenuto a rispondere entro giugno, quindi a giugno poi sentiremo le loro risposte. Oh, sono molto contenta, finalmente qualcosa si muove. È davvero wow, complimenti, cioè complimenti, voglio dire, anzi, cioè finalmente, che eravamo tutti molto dispiaciuti per il fatto che non ti avessero concesso un risarcimento e invece qualcosa si muove dall'Europa, sei dovuto passare da là per riuscire a ottenere giustizia in Italia. Però veramente ti auguro di riuscire a ottenere ciò che meriti, anche perché hai sofferto tantissimo. E a proposito di questo, anche se ne avevamo già parlato, ma qui il pubblico è in continuo rinnovo, quindi è sempre bello sentirti raccontare, sempre se ti va, ci vuoi raccontare la tua esperienza con l'isolamento? Allora, la mia esperienza con l'isolamento, vediamo. È difficile, diciamo così, raccontarvi le cose come se fosse, tra Lo so. virgolette, un compitino, perché ci sono tante premesse di cose che non si sanno e non sapete o non avete mai sentito parlare o c'è scarsa informazione. Quindi, vi posso raccontare soltanto una parte molto superficiale del punto. Poi mano a mano, se avete domande, forse io adesso Poi non non vedi leggo la da chat, qui. ma se vedo delle domande interessanti te le faccio. Comunque sappiate che Sì. Raffaele ha anche scritto un libro, immagino che lì dentro hai raccontato tutto, anche la questione Sì, ne ho del... scritti due, uno negli Stati Uniti un bel po' di anni fa, nel 2012, e l'altro l'ho scritto in Italia nel 2015. Sì. Sì, quello... Quello in Italia si chiama Un passo fuori dalla notte. Ah, un passo fuori dalla notte, vero? L'ho anche letto. Ma ti volevo chiedere per quanto riguarda... C'è su Amazon? Sì, io l'ho trovato su Amazon, quindi dovrebbe esserci ancora. E per quanto riguarda l'isolamento, ti volevo chiedere come vivevi tu le giornate? Cioè, eri dentro un gabbiotto di quanto era grande? Com'era la tua giornata tipo in isolamento? Allora, in isolamento, sì, stavo cercando di prendere il discorso anche se non sapevo bene da che lato. Allora, considerate che proprio a livello fattuale, isolamento significa che ti prendono, ti ficcano in una cella dove tu, oltre al fatto che sei detenuto e non puoi uscire da quella sezione, non puoi, devi fare le attività. Se le vuoi fare durante gli orari prestabiliti, secondo quello che c'è a disposizione, sempre se non sei stato coinvolto in situazioni spiacevoli, tipo, faccio un esempio, se sei vittima di aver subito un reato da parte di un altro detenuto o
il contrario, che tu hai fatto un reato nei confronti del detenuto, e vi assicuro che è una cosa che succede spessissimo, Immagino. ovviamente non hai diritto a niente se non zero, se non essere isolato. Isolato significa che tu hai soltanto diritto ad avere 2 ore al giorno, cioè staccate di una e una, per farti una passeggiata in un box, chiamiamolo così, cioè uno spazio, un'area piuttosto delimitata, con sopra una grata, perché hanno paura che qualcuno si arrampichi e esci. Hai il diritto soltanto a stare lì e farti giri su te stesso come un criceto. Qualcuno si mette a correre durante questi periodi, ma comunque diciamo, la parte depressiva è molto forte perché non hai nessun contatto. Ogni volta che fai domanda, perché dovresti avere un supporto psicologico anche quando sei in isolamento, Certo. però il fatto che comunque a livello penitenziario nessuno se ne frega niente. Di solito le risorse che hanno, tipo hanno una psicologa per un carcere da 10.000 persone, ovviamente, quando la vedrai mai, Certo. oppure le visite dei parenti molto limitate. Di solito nel regime normale hai 2 ore a settimana, che è un cavolo, cioè anche questo, no? Allora, vediamo le cose un attimino con uno spirito critico concreto nella realtà. Mi spieghi che riabilitazione vuoi fare a una persona se non può vedere la sua famiglia in maniera, diciamo così, sensatamente concreta, e 2 ore a settimana è niente. Il resto del tempo passi il tempo con altri detenuti che, se ti va bene, ti parlano soltanto, sempre solo di rapine e fare altri reati perché la società è ingiusta. Se non ti va bene, sono persone che o si autolesionano perché non ce la fanno più, oppure riversano e lesionano gli altri e ti cercano, o se le cercano, per farla breve, se le cercano costantemente. Quindi, secondo te, che tipo di riabilitazione ci può essere se ti impediscono di avere un tempo congruo da passare con la tua famiglia? Perché, insomma, se uno ci pensi bene, la tua famiglia, se sta fuori dal carcere, si presume, anzi, insomma, normalmente uno penserebbe, vabbè, se stanno fuori vuol dire che non compiono reati. E quale messaggio migliore ti può arrivare se non dalle tue persone care, che sono fuori e non compiono reati, che farti capire, guarda che noi che siamo, diciamo, ti vogliamo bene, siamo la tua famiglia, comunque stiamo qua fuori e riusciamo a vivere lo stesso senza compiere reati, no? Certo. C'è anche un discorso pedagogico dietro al fatto che un detenuto dovrebbe stare vicino alla propria famiglia, ancora di più Esattamente, quando non sei nemmeno condannato e sei una persona indagata o che sta aspettando un processo. esattamente. Cioè, se sei presunto innocente, ancora di più, che cazzo stai a fare là dentro e non devi vedere nessuno, parlare solo con altre persone detenute che vogliono soltanto delinquere, è assurdo. Esatto, cioè ricordiamoci L'isolamento è che questa peggio. cosa va specificata anche al pubblico che ci segue, tu eri in detenzione preventiva. Ero in detenzione preventiva, sempre stato in detenzione preventiva, eppure mi hanno messo in isolamento all'inizio. Perché non avevo, diciamo, mi volevano tra virgolette proteggere dalla possibilità di avere a che fare con altri detenuti che, secondo un codice non scritto carcerario, se sei stato se sei stato accusato di aver fatto degli orrendi crimini tipo pedofilia, tipo Omicidio. appunto omicidio seriale, violenza Femminicidio. su donne, femminicidio, ti mettono tutti in questa sezione, li mettono tutti in questa sezione di protetti perché se fossero stati con altri detenuti nei comuni, i comuni si sentono moralmente, eticamente in diritto di pestarti a sangue. Questo è il concetto base.
perché per loro, anche se vanno a rubare 10.000 famiglie e li lasciano morire di fame, per loro si sentono moralmente eticamente migliori. Ok. Scusami se ti interrompo, volevo ricordare a chi sta entrando in questo momento che siamo in collegamento con Raffaele Sollecito che ci parla del suo caso di mala giustizia e dell'esperienza in carcere. Prima qui qualcuno faceva una domanda molto interessante rispetto all'isolamento, cioè ci puoi dare una giornata tipo? Cioè, che ora ti svegliavi la mattina, come svolgevi la tua giornata in isolamento? Allora, l'isolamento non è uguale per tutti, proprio perché appunto se una volta che sei lì dentro sei su te stesso, quindi decidi tu. Il mio problema era che all'inizio cercavo di mantenere il controllo sulla mia mente, sulle mie cose, come cercando di scimmiottare in qualche maniera quello che facevo fuori. A lungo andare non ce l'ho fatta, nel senso che comunque la mente si ripiega su se stessa, ti continui a ripetere anche delle domande con risposte banali, però non avendo più il feedback dal mondo esteriore, queste domande si riavvolgono su se stesse e cominciano a logorarti. È un punto che E perdi veramente contatto con la realtà. non avevi neanche, mi ricordo dalla intervista che abbiamo fatto l'altra volta su questo, mi dicevi che non avevi neanche un orologio. È arrivato lo psicologo, allora adesso vedo di collegare. Psichiatra. Guardi, dottore, mi può dare ancora 5 minuti così Sì, finiamo con certo. Raffaele? Sì, certo. Grazie mille, la ringrazio, ci vediamo tra 5 minuti. Grazie mille. Scusami, Raffi, c'è stato un attimo un misunderstanding. No, ti volevo, cioè io ricordo che tu ci dicesti che non c'era l'orologio in cella. Sì, allora non c'è l'orologio in cella, se lo vuoi te lo devi prendere, però oltre al fatto che non c'era un orologio, io all'inizio non avevo nemmeno la TV, poi ho avuto la televisione a 8 canali, però sostanzialmente cioè, la televisione mi bombardava con le solite cagate che vediamo tutti i giorni, scusatemi se mi esprimo in questi Sì, no, termini, poi però per magari me sono vedevi anche le tanti. notizie su di te. Esatto, e ancora di Aia. più. Andavo in ansia, in panico. E l'unica Certo. maniera per avere un contatto col mondo esterno, perché la televisione non te lo dà, era mettermi un termometro per vedere la temperatura che cambiava, perché in realtà dove stavo io era difficile per me vedere anche il sole sorgere e tramontare. Quindi non riuscivo nemmeno a capire esattamente come stava cambiando il tempo, nel senso come stava andando avanti il tempo. Questa cosa mi si è ritorta contro in maniera pesante dopo qualche mese. Infatti, verso febbraio, marzo, dopo che sono svenuto più volte in cella, ritrovandomi in infermeria per aver avuto subito attacchi di panico fortissimi, perché vedendo in televisione determinati servizi, prove schiaccianti che mi mettevano praticamente come colpevole assicurato, cioè un mondo assurdo, incredibilmente impietoso, che era un incubo kafkiano che si stagliava davanti ai miei occhi e non capivo nemmeno come fosse nato e perché ero lì e perché ero arrivato. Tutto ciò a me, che non avevo fatto nulla di male per meritarmi tutto ciò. E in tutto questo marasma, ovviamente non trovando delle risposte plausibili, logiche o perlomeno sensate a quello che stava accadendo, con tutta la pressione che avevo anche mentale di cercare di mantenere il mio corpo, la mia mente lucida,
Avevo certe volte avevo proprio dei blackdown totali, cioè si spegneva tutto, Ti boh, si e spegneva non. proprio il cervello, cioè non riuscivi più a sapere né dove eri, né quando, né da quanto eri lì. Sì, è come se un computer che si impalla Sì. totalmente, si Andavi in stacca. crash, andavi proprio in crash. Andavo in crash totale. Mi Raffaele, svegliavo in ti faccio infermeria una domanda. e Ti mi chiedevano, c'era lo psichiatra, cioè, chi mi seguiva in psichiatria, che seguiva i detenuti in generale, mi chiedeva più volte di prendere diciamo, dei farmaci. Io non ho mai voluto fare. Perché comunque i farmaci che danno in carcere gli danno, danno dei farmaci molto forti, molto facilmente. Questo perché l'amministrazione penitenziaria ci tiene a controllare le cose, il farle il più facile possibile. Cioè, se un detenuto dormisse 24 ore su 24, loro li fai pure contenti. Ah, certo, perché Questo hanno lo meno fai, da lavorare, solo che cioè. comunque è una Esatto. tristezza. Raffaele, ti volevo chiedere, per te va bene se facciamo l'intervista con il tuo dottore Conte presente? Quindi vi lascio entrambi Certo. contemporaneamente. Allora, quando Sì. entra, 2 secondi che faccio l'impaginazione e poi possiamo continuare insieme. No, tra l'altro, una domanda che prima stava facendo una ragazza che era molto interessante. Tu ora, per esempio, hai paura quando vedi le forze dell'ordine? Allora, ti dirò, siccome ho avuto, diciamo, per me il rapporto con le istituzioni più che le forze dell'ordine è stato un po' come le montagne russe, perché un'altra cosa che sanno in pochi, e te la racconto adesso, è che quando sono uscito, dopo tempo, comunque io ho fatto 5 gradi di giudizio, sono stato condannato nell'appello bis a Firenze, e dopo la condanna all'appello bis, la società, le persone e quello che mi circondava mi trattavano un po' come un dead man walking, cioè una specie di zombie che viveva soltanto aspettando l'ora finale della morte. Quindi sostanzialmente ero anche, diciamo, come ti posso dire, commiserato da chi mi circondava, e la mia famiglia era molto preoccupata. Fino al punto che, siccome ci intercettavano ormai da tempo e c'era di tutto di più, e a un certo punto, prima dell'udienza in Cassazione, il giudice di Firenze dispone un mandato per farmi seguire da parte di un gruppo di poliziotti, quindi avevo praticamente la scorta di ben 11 poliziotti Cavoli. che mi ha seguito per ben 3 mesi. Avevo 11 persone che mi seguivano ovunque, e ti assicuro, quando Cioè, dico ovunque proprio significa la scorta, avevi ovunque, veramente, veramente. che mi ha seguito ovunque, e poi vabbè, in 3 mesi, tra virgolette, mi ha pure conosciuto. E la cosa che mi ha fatto, diciamo così, ben sperare nell'umanità, no? Nelle istituzioni, è stato che comunque loro a un certo punto mi hanno fatto capire che lo facevano perché era il loro lavoro, non avevano niente contro di me. Anzi, quando c'è stata la soluzione, hanno chiesto gentilmente, suonando al citofono di casa, hanno chiesto gentilmente a mio padre se potevano salutarci tutti quanti, e hanno detto a mio padre: ci dispiace tanto, Raffaele è veramente un bravo ragazzo, cosa che Ma vedi. mi ha lasciato, diciamo così, tenerezza, e nello stesso tempo ho detto, cioè, vabbè, diciamo che in qualche maniera posso ancora credere nell'umanità, ma nelle istituzioni italiane non ho nessunissima fiducia. Io ho No. perso fiducia, molto, ho perso molta fiducia nel futuro, infatti sono ancora in terapia con il mio psicologo perché ho diversi problemi da affrontare, cominciando dalla morte di mia madre, a tutto quello che, insomma, ho vissuto. Io non ho vissuto soltanto il carcere come difficoltà nella vita, ho No. vissuto anche diverse situazioni familiari complesse che comunque si sono amplificate e sono diventate
una parte parte fortissima. fortissima della, diciamo, si sono incancrenite in maniera pesante proprio dopo, proprio per il fatto che c'è stata una delusione totale delle aspettative mie nella vita dopo che l'istituzione mi ha incarcerato ingiustamente. Guarda, questa cosa, scusami se ti interrompo, ma questa cosa conoscendoti e avendo trascorso del tempo con te, ammetto che si sente. Cioè, è la cosa che, è la tua tristezza che ti porti sempre dietro, questa malinconia, scusatemi adesso, però così lo spiego anche a loro. Lui ha sempre questo senso di, gli proponi qualcosa, ma comunque non ci crede, perché tutto ciò che è futuro, tutto ciò che è progetti. Raffaele, io l'ho visto sempre poco convinto, ecco, più sul no, ma tanto non, niente andrà bene, ma tanto a cosa serve fare questa cosa, tanto ormai. E quindi effettivamente questa è una cosa che caratterizza anche un po' la tua personalità ed è un peccato. Esatto, mi sono abituato. Guarda, da un certo punto dipende da come la prendi, perché può essere un punto di forza per alcune cose, non tutte, ma alcune. Mi sono abituato da quando ero dentro a pensare che qualsiasi cosa succeda, devo pensare a oggi, massimo a quello che succede domani. Quello che sarà il mio futuro. Vorrei, no, non vorrei un cazzo, cioè nel senso, quello che vorrei si riferisce a domani, dopodomani, ok, questa settimana va bene, ma più di quello, Non zero. riesci proprio a Cioè, non so fare progetti se. a lungo termine. No, mi sono abituato in carcere, mi ha salvato in carcere, ma dopo per me è diventato una regola di vita. E questa cosa mi ha aiutato anche, soprattutto nel lavoro, dove non avendo una aspettativa così forte nei confronti di cosa farò, diciamo, dove mi programmo di vivere in questo posto per fare questa cosa, per fare questo progetto di crescita. No, in realtà io affronto le cose giorno per giorno e dico, va bene, io do il massimo e so che se faccio questa mossa oggi, e se mi comporto in questa maniera oggi, domani posso essere apprezzato e posso avere questa chance, quest'altra opzione, quest'altra opzione. Quindi la mia dinamicità e fluidità in qualche maniera al lavoro mi premia, perché non ho quel tipo di mentalità mi siedo qui e mi sto qui perché rimarrò qui per 20 anni fino alla pensione, cioè per altri 40 anni fino alla pensione. Questo atteggiamento mentale per me è completamente inesistente, quindi questo mi agevola a fare, diciamo così, raccogliere le mie energie e gestirle nel momento, in questo momento, e concentrarmi molto sulla metodologia che utilizzo nel momento e come utilizzo le mie risorse Eccoci, strategicamente, dico. dovrebbe essere arrivato il dottore. Ok, grazie innanzitutto per essere qua con noi. Benvenuto su Twitch Crime. La saluto anche a nome di tutto il pubblico che ci sta seguendo. Lei è lo psicologo che ha seguito Raffaele Psichiatra, nel. Ah, psichiatra. psichiatra, osta, psichiatra, grazie mille, grazie mille. È lo psichiatra che ha seguito Raffaele, no, nel suo percorso. E ci può raccontare quali sono state le conseguenze sulla psiche di Raffaele dopo tutto questo incubo? Intanto vi ringrazio per avermi invitato. Grazie a lei. You're welcome, che siete insomma Siamo negli Stati in Uniti, sì. America. Niente, io posso dire, a prescindere dalla questione, diciamo, legata insomma del risvolto psicologico di Raffaele rispetto a quello che è successo, io posso dire che questa sicuramente è una storia molto triste, perché c'è la morte di una ragazza,
Due ragazzi che sono Amanda e Raffaele Sollecito sono stati ingiustamente accusati, hanno subito una carcerazione ingiusta e l'Italia e soprattutto i giornalisti italiani hanno messo Raffaele Sollecito e Amanda Knox, tra virgolette, perché poi Amanda Knox se n'è ritornata a casa sua negli Stati Uniti, ma hanno messo alla gogna mediatica e continuano dopo tanto tempo, nonostante ci sia stata una assoluzione in Cassazione, continuano a accusare Raffaele e Amanda come ipotetici diciamo criminali e quindi ipotetici autori del delitto. Sì. Questa è una cosa vergognosa dell'Italia, perché io credo che nessuno e sfido chiunque. Sono pure disposto a fare un confronto con giornalisti italiani se mi vogliono ascoltare oppure vogliono mettersi a confronto con me anche con questi pseudocriminologi che vanno in televisione e sanno tutto rispetto alla questione di Raffaele. Quando né conoscono Raffaele né hanno letto una riga delle motivazioni della sentenza, né sanno, cioè, io credo che, mi perdonerete, ma credo che conosco Raffaele forse meglio pure di suo padre e ho la certezza assoluta che Raffaele Sollecito sia una persona innocente, come lo è Amanda Knox, perché si deve continuare a mettere nella gogna mediatica questa persona, che è una cosa assurda. Se io vado in giro parlando della questione di Raffaele Sollecito, perché alcuni sanno che io lo conosco e lo conosco bene, mi dicono: ma forse ci sono dei dubbi di qua, insomma, è una cosa ancora, diciamo, che ha delle ripercussioni, però alla fine ha delle ripercussioni sulla vita di Raffaele Sollecito. Certo. Sì, perché loro si permettono proprio di trattarla come una questione di gossip. Chi ha Esatto. ucciso Meredith? Magari è stato lui. Ancora io leggo titoli di questo tipo su internet ed è una tristezza veramente infinita. Infatti, io volevo farle una domanda proprio su questo tema, cioè dall'esperienza, insomma, dall'alto della sua esperienza psicologica, socio-psicologica, secondo lei perché le persone, perché poi i giornali lo fanno perché vendono, no, alle persone che comprano la notizia o cliccano sulla notizia, perché alle persone piace così tanto puntare il dito contro il mostro di turno? Allora, signora, questa è una storia abbastanza, diciamo, vecchia rispetto, in Italia. Io mi sono occupato di diverse situazioni rispetto a crimini italiani di un certo livello, perché ho lavorato per 10 anni e più assieme accanto a Francesco Bruno, credo uno dei più grandi criminologi, poi gli altri, ultimamente non lo so. Credo che l'Italia, dopo la Seconda Repubblica, ha avuto la necessità di trovare il capro espiatorio, nel senso c'è stata la necessità di trovare il colpevole il prima possibile. Questo è avvenuto anche nel mostro di Firenze, ad Sì. esempio, che ha seguito Francesco Bruno e che io conosco pure bene nei minimi particolari perché avendo lavorato con lui, no, ai tempi non lavoravo con lui, però successivamente
abbiamo affrontato diverse volte la vicenda. Ad esempio, Pacciani è stato un mostro designato dall'Italia, è stato una persona accusata ingiustamente, che poi è morto in carcere, Pacciani, anche se non era un santo, non era uno stinco di santo perché aveva tutta una serie. No, come io dico sempre, Pacciani era un mostro, ma non era il mostro. Esatto, era un mosso ma non era il mosso. Pacciani veniva chiamato il Vampa perché era uno che si arrabbiava molto facilmente, era una persona che andava subito in escandescenza, ma questo perché era una persona non era una persona intelligentissima, facciamo così. Quindi noi le chiamiamo oligofrenico. Oligofreniche sono quelle persone che non riescono a gestire gli impulsi. E invece il mostro di Firenze era una persona sicuramente molto colta, molto precisa, che non è riuscita, cioè è riuscita a non farsi catturare per tanto tempo. Se fosse stato il mostro di Firenze Pacciani, l'avrebbero arrestato l'indomani. Sì, è vero. Sì, considerato che non era proprio il genio del crimine, insomma. Non era un serial killer, non era un genio. Ora, in Italia hanno trovato questa persona da potere, che era l'uomo debole, diciamo, da potere incolpare, e quindi l'hanno accusato. Beh, secondo me è successo un po' anche, scusami se ti interrompo. Secondo me è successo un po' questo anche nei confronti di Raffaele e Amanda, non tanto per oligofrenia o stupidità, No, ma per ingenuità. sì, ma perché comunque più che ingenuità di Raffaele, io credo che sia stato anche Amanda, insomma, che insomma conosceva poco la lingua, cioè non è che era madrelingua Amanda, Infatti. è stata incalzata per una decina di ore in più in questura. Loro sono stati prelevati senza avere detto niente, cioè loro sono stati prelevati, sono andati come persone che erano a conoscenza dei fatti e sono usciti da persone potenzialmente incriminate, quindi Indagati, come sì. indagati, non mi veniva il termine, scusi. Quindi è una situazione assolutamente paradossale quella che è successa a Raffaella. Cioè, io sono a conoscenza di una determinata situazione, vado al commissariato dove vengo sentito come persona informata sui fatti, mi fanno 10 ore di interrogatorio e poi mi dicono: guardi, lei è indagato. Cioè, una situazione allucinante. A Sì. parte che dico, la situazione di Raffaele per me è abbastanza chiara. Chiunque abbia qualsiasi tipo di minima conoscenza di criminologia non può pensare che Raffaele e Amanda abbiano un profiling da assassini. No. No, considerato anche che a processo per screditare, ho letto questa notizia per screditare Raffaele, il PM ha cominciato a dire: ma lui è un violento perché una volta ha colpito una compagna a scuola con le forbici. E dove sono le prove? I registri sono al macero, me l'ha detto un conoscente, ma non posso dire il nome. Signora, io non so se lei ha avuto la fortuna di sentire o di leggere le motivazioni che sono state della prima udienza rispetto alla situazione di Raffaele e di Amanda. Ci sono delle situazioni che sono. C'è una ricostruzione che fa il giudice che è incredibile, che fantasiosa è a dire poco. Sì. Beh,
Ma le volevo chiedere una cosa, proprio l'ultima domanda, proprio dal punto di vista psicologico. Abbiamo saputo, no, che Raffaele ha passato 6 mesi d'inferno in isolamento. Ci sa dire quali sono le conseguenze sulla mente di un individuo tenuto in isolamento così tanto tempo? Ma io, a parte la situazione di Raffaele, insomma, ho lavorato in carcere e ho fatto l'attività di criminologo, quindi conosco bene la situazione delle carceri. E quindi è un argomento abbastanza ampio, la questione de dell'isolamento. C'è una legge che è stata approvata, ad esempio, adesso non mi ricordo, mi sembra nel 1980, dove i carcerati dovrebbero stare almeno, secondo i diritti umani, insomma, per la salvaguardia, insomma, della loro salute mentale, dovrebbero stare almeno 8 ore fuori dalla cella. Certo. E Raffaele è stato chiuso in una cella senza finestre, senza la possibilità di avere un orologio, senza possibilità di avere niente. Quindi praticamente ha avuto una sorta di rottura psicotica, diciamo. Questo avviene quando c'è una situazione così forte che determina quello che si chiama disturbo post-traumatico da stress. Ecco. Disturbo post-traumatico da stress è una conseguenza all'adattamento. Adesso adattarsi ad una situazione del genere è quasi impossibile, perché io non so se voi avete l'idea di come sono i carceri italiani. I carceri italiani sono delle strutture residenziali dove queste persone devono espiare la propria pena, ma sono assolutamente senza nessuna, cioè i diritti umani sono completamente calpestati, a parte Certo. perché non li fanno uscire mai dalle celle. No, in più diceva Raffaele che il cibo era addirittura variato, no? Raffaele, com'era il cibo che ti davano in carcere? Una qualità molto, molto bassa, molto scarsa, però molto spesso, tipo, che ti capitava che quando cucinavano le verdure non lavavano la verdura prima di cucinarla, perché quello che, tra virgolette, è il loro dovere è quello di non, diciamo, di darti verdure cotte in modo che non ci siano batteri o virus che si possono spargere in mezzo tra i detenuti. Però in quella cottura c'era chi, diciamo, se chi lavorava in cucina non era particolarmente attento, l'amministrazione se ne fregava e ti ritrovavi nella terra o nei migliori dei casi o nei peggiori dei casi anche che avevano lasciati dei ragni, delle cavallette. Aia, ecco, questo io credo che vada completamente a ledere i diritti umani, cioè. Sì, ma i diritti umani in carcere non esistono, signora, perché diciamo che la funzione del carcere dovrebbe essere una funzione riabilitativa, Sì. ma la funzione riabilitativa quando i medici sono con un organico inferiore, le guardie carcerarie sono con un organico inferiore, gli infermieri sono con un organico inferiore. Il carcere è un mondo a sé, è Sì. un mondo nel mondo, dove si ferma il tempo, dove tutto acquisisce una forma diversa.
I gattari possono fare delle domande perché hanno ad esempio un mal di dente, non mal di testa, e questa domanda viene recepita dopo una settimana. Cioè, i tempi hanno, cioè sono dei tempi che non possono essere, insomma, diciamo, coerenti con delle vite umane, cioè è assurdo. I diritti umani sono non calpestati, di più, anche Sì, quindi sono altro che. dimenticati. Io Sono non dimenticati, si penso. autogestiscono. Rehabilitativa c'è all'interno di un carcere. Qual è la funzione riabilitativa di un carcerato che viene messo nella cella spesso con altri delinquenti? Diventa più delinquente di prima. Sì, ma Si fa altre. soprattutto, appunto, se ti mettono poi in isolamento 6 mesi, non puoi vedere nessuno, perdi la ragione, diventi matto per forza, perché comunque come fai a mantenere lucidità lì dentro? Quella che rieducazione è? Raffaele ha perso i ritmi ha perso l'orientamento spazio-temporale, dei disturbi della coscienza, quindi praticamente era disorientato, non sapeva dove era, cosa faceva, si è trovato nudo davanti all'infermiera. E allora, dopo che l'hanno trovato nudo davanti all'infermiera senza sapere che cosa stava facendo, allora lo hanno passato dall'isolamento al carcere duro. E il carcere duro se ne è fatto altri 3 anni e mezzo, Cavoli. non un giorno, da innocente. Quando è stata presentata il risarcimento per Di Raffaele, per diciamo, l'Italia ha rigettato il ricorso di Raffaele per l'ingiusta detenzione. Adesso 4 anni di carcere, quindi 6 mesi di carcere, di isolamento, 3 anni e mezzo di carcere duro, in cui poteva vedere tuo padre, no, una volta a settimana, una volta ogni 2 settimane, non mi ricordo, Raffaele era. Erano 2 ore in totale, o 2 volte nella settimana, o una volta tutte e 2 le ore. Esatto. E facendo questa cosa, ma dico, e poi essere ingiustamente accusato dalla stampa italiana, perché doveva fare il gossip, il caso internazionale, perché credo che questo sia stato il caso più mediatico al mondo, perché Sì. in mezzo Hillary Clinton, sono stati messi in mezzo tante persone, cioè, che non c'entravano completamente niente. E dico, chi lo ripaga dei soldi spesi? Io conosco tutta la famiglia di Raffaella, so i sacrifici, hanno dovuto vendere case, hanno dovuto fare cioè Debbie. debiti. Dico, chi lo paga? A suo padre, a Raffaele. Lui ha fatto dei colloqui in Svizzera, l'avevano accettato in Svizzera o era in In Francia? Francia. In Francia. In Francia l'avevano assunto, poi appena hanno saputo la questione sua, l'hanno rimandato in Italia. Ora, Mamma mia. lui è un ingegnere informatico, molto qualificato, che ha vinto, cioè ha superato anche delle selezioni su Amazon per delle Delle piattaforme, certificazioni, sì. delle certificazioni, insomma. Quindi è una persona che non è semplice. È una persona istruita, colta, intelligente. Non lo so che senso ha distruggere la vita di questa persona, anche quella di Amanda, un Sì. po' meno, perché Amanda poi, insomma, poi alla fine se n'è stata in America. Beh, Ma Amanda fosse rimasta in Italia avrebbe avuto una vita altrettanto difficile. assolutamente, anche perché l'Italia è un paese che, come dicevamo prima, ti condanna E non e tu perdona. e non perdona, come nei Miserabili di Victor Hugo, un carcerato rimane carcerato a vita. E Sì. questa cosa non è possibile, non è possibile perché, a parte di Raffaele Sollecito, ma se io
sono accusato di qualcosa e espio la mia colpa, perché devo essere additato per tutta la vita? Per tutta la vita come responsabile di una cosa? Io ho pagato il mio debito, punto. Infatti, che poi alla fine o cambi nome, cambi faccia, ti fai la plastica, o comunque col fatto che i media spargono il tuo nome in lungo e in largo e non vedono l'ora di sbattere il mostro in prima pagina. Nessuno si dimentica la tua faccia e il tuo nome, quindi poi per forza andiamo avanti a comportarci in questa maniera assurda. Il che abbiamo visto tra l'altro anche altre storie di questo tipo, come per esempio la prossima che vedremo, quella di Marco Quaglia, che vi consiglio di seguire perché è davvero dolorosissima. Lui ha dovuto vedersi rovinare completamente la vita perché un articolo di giornale, poi dopo altri sono stati ripresi, lo additava come pedofilo perché accusato di questo. Ma alla fine era innocente, era assolutamente estraneo ai fatti, anzi i fatti non esistevano nemmeno, era tutta un'invenzione. Quindi davvero stiamo assistendo a tante. Tra l'altro questa è una puntata dedicata ai casi di questo tipo e la sofferenza psicologica che può esserci dietro un accanimento di questo tipo, perché poi alla fine i media si accaniscono per poter Esatto. vendere. Deve essere come sentirsi vittime di stalking, immagino. Ma io credo che sia sì, però diciamo uno stalking ti può durare, essendo criminologo, insomma, sono a conoscenza di eventi di stalking, ma uno stalking ti può durare un anno, 2 anni, ma qua è tutta la vita. Tutta la vita, sì. No, vi faccio un esempio eclatante per dirvi come sono potenti i media, soprattutto quando fanno gossip. Mi ricordo che ci fu una situazione dove io mi sono un po' lasciato andare, diciamo così breve, nel senso che mi invitarono in un gruppo Facebook piuttosto becero, piuttosto, diciamo così, dove si faceva del black humor. E si trattavano molti temi anche delicati in una maniera molto, molto, diciamo, squallida anche. Però si faceva sempre riferimento a essere, diciamo, era un gruppo, anche se c'erano molti partecipanti, era un gruppo fatto di ragazzi molto giovani che comunque, in tutto sommato, volevano semplicemente alleggerire un po' le loro giornate dicendo qualche stupidaggine. Sì, Che cosa sfogarsi. succede? Che siccome io, diciamo, stiamo parlando di qualche anno fa, siccome comunque ho sempre avuto da quello che mi è successo un nome conosciuto, vedendomi che sono stato invitato nel gruppo, ho accettato e sono entrato nel gruppo, tutti quanti dicevano: ah, sei Raffaele, bla bla bla. E qualche volta mi sono pure lasciato andare in qualche commento rispondendo a commenti del tipo: c'era uno scemo che mi ha detto, maestro, come faccio a nascondere le mie prove di omicidio? Io gli ho risposto in maniera stupida, gli ho risposto cagaci sopra, per dirti, no? Il tenore delle stupidaggini. Però sostanzialmente erano tutto sommato tipo una decina, 12 commenti in un gruppo dove c'ero dentro da 3 anni, cioè era un gruppo che comunque non è che stavo sempre lì, per No, chiaro. farti capire un pochettino, cioè era un gruppo che stava lì, ogni tanto mi è girata la torre, ho detto vabbè, rispondo e fine, e semplicemente lasciando le cose per quello che erano, nel senso molto, molto terra terra, molto basse. Dopo un po' di tempo mi vedo una mossa, diciamo, strategica della Lucarelli che evidentemente mi prende di mira, prende tutti i commenti che ho fatto nel giro di 3 anni, fa un collage, facendo finta che io avessi fatto nel giro di un mese tutti quei commenti, fa un collage e rimanda alla stampa dicendo: questo Raffaele Sollecito oggi, ecco la sua vita, si dedica a Facebook,
ai gruppi black humor e offende le vittime di omicidio, eccetera. Tu non puoi capire cosa è successo da quel momento, a parte la stampa che mi chiamava, ma le decine, anzi quasi centinaia di telefonate che sono arrivate a casa dei miei, con la moglie di mio padre che piangeva, che non ne poteva più, a gente che chiamava e insultava. Non ci posso credere. Cioè, ecco, secondo me i giornalisti dovrebbero un attimo responsabilizzarsi in questo senso, Sì, perché ma fanno i conti senza la salute mentale, no, di quello di cui va che vanno a danneggiare. Perché tu vendi la notizia, tu vendi i click, ma intanto c'è un uomo che soffre, la sua famiglia che viene stalkerizzata, la mamma che sta malissimo. Cioè, ma bisogna pensarci alle cose prima di scriverle. Tra l'altro. l'Italia dovrebbe chiedere scusa a Raffaele Sollecito Sì, sono e non lo d'accordo, sono fai mai. d'accordo. Tra l'altro noi sappiamo cosa succede in questo caso perché ci hanno provato con me, ci hanno provato con i miei legali, so di cosa si tratta quando si tratta di diffamazione. Adesso ovviamente non è in scala così enorme come quella che è successa purtroppo a Raffaele, però posso dire Poi che. signora, dico, io ripeto, chiunque voglia entrare nel merito, perché però stiamo parlando così a braccio, insomma, stiamo discutendo di questa situazione, ma chiunque voglia entrare nel merito della situazione di Raffaele, criminologi e qualcuno, e che la pensi diversamente dalla sua soluzione, io sono disposto a fare un confronto, ma devono fare un confronto, perché Raffaele, Assolutamente. quella sera, e sono le prove, lui è stato scagionato perché? Nessuno lo sa, nessuno lo dice. È stato scagionato perché le celle di internet lo hanno posizionato a casa, perché aveva mandato delle mail a casa assieme a Amanda Knox, cioè loro erano a casa. Quindi sono state le prove informatiche. Sì. Ah, guarda un po', che cosa interessante. Caso. Cioè, praticamente ci sono delle prove inequivocabili che loro due erano a casa, hanno visto un determinato film. Io so pure le virgole di quella serata. Dico, Poi certe ovviamente gli inquirenti hanno cercato sempre di spostare l'orario della morte in Certo, in modo avanti per tale che tu trovarmi. dovessi essere colpevole a tutti i Però mi costi. dovevate dimostrare che sono uscito di casa e ho fatto tutto quello che hanno ipotizzato. Cioè, io ti ho dimostrato che ero a casa. Poi se tu mi sposti l'orario per dire stai dormendo, cioè fino ad arrivare il momento in cui dormo, o comunque sto per i cavoli miei senza usare dispositivi particolari, devi dimostrare che sono uscito e ho fatto chissà cosa. L'accusa, il pubblico ministero si è basato su una prova di DNA trovata assieme ad altri 4-5 DNA in un gancetto del reggiseno dopo Ricordo. che praticamente dentro quella stanza c'erano entrati ad esempio 100 Sì, tra persone. l'altro so che quel gancetto è rimasto in quella stanza per più di 40 giorni, se non sbaglio. 46 Ecco. 46 Quindi giorni. E proprio ho attendibilità. fatto una del DNA che se ce lo facevamo io e lei signora, chiunque ha una conoscenza di medicina e di genetica, usciva anche per la ricombinazione genetica, usciva anche il nostro DNA perché Sì. era Sì. super contaminato quell'ambiente. Certo. Carissimi, io vi devo lasciare perché ho il prossimo ospite in arrivo, però devo dire davvero è stato molto interessante avervi qui collegati. Spero vogliate tornare anche per parlare ancora, visto che comunque il caso merita ovviamente di discussione e poi ci sono anche delle novità, quindi anche parlare col dottore è davvero molto, 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 molto arricchente. Raffi, sei stato davvero un grande, io ti auguro il meglio. Per giugno che ti arrivi tutto quello che Grazie. ti è dovuto
E qua comunque ci risentiamo prima, ovviamente. Se volete Certo. tornare siete sempre i benvenuti. E davvero, è stato un piacere, un piacerone. Ok, grazie. Nice to meet you. Anche per me, Grazie a voi, buona sempre. serata. Nice to meet you too. Buona serata. Buona serata. Ciao ciao. Ciao. Allora, io passerei al prossimo caso che lo avete conosciuto. Spero che, insomma, se non eravate in live, comunque abbiate visto il video su YouTube, la storia di Marco Quaglia. Allora, in attesa che lui torni a fare l'intervista, vi faccio un breve recap. Poi, adesso se anche si collega, io continuo intanto a raccontare. Scusa, eccolo qua, vedete, puntualissimo. Marco. La storia di Marco Quaglia. Allora, in Marco, io attesa. ti chiedo di chiudere l'audio della live. Ok. Altrimenti, ok, perfetto. Ti riceviamo forte e chiaro. Adesso io devo un attimo occuparmi della impaciso. Ciao Marco, è un piacere Ciao, averti ciao. di nuovo qua con noi. Sì, E piacere mio. ora ti vediamo, eh? Perfetto, eccoci qua. Grazie mille per essere qui con noi stasera. So che tra l'altro dalla Sardegna non è sempre facile riuscire ad avere un collegamento, quindi ti ringrazio anche per esserti impegnato, no? Anche per riuscire a essere qui. Allora, io farei un breve riassunto di quella che è la tua storia, faccio proprio brevissimo flash, così poi passiamo all'intervista per rammentare, diciamo, a chi magari non c'era la scorsa puntata. Allora, la tua storia ha inizio nel 2010, quando un tuo, diciamo, ex carissimo amico e famoso portiere di Serie A, Matteo Sereni, viene accusato dall'ex moglie di molestia sulla figlia, quindi di pedofilia. Ad agosto del 2010 Marco incontra l'ex moglie di Sereni, tale Silvia Cantoro, e lei gli rivela che Matteo è stato denunciato per pedofilia sulla figlia. Addirittura chiamerà la bambina, che all'epoca aveva 5 anni, e davanti a loro le fa raccontare tutte le cose più scabrose che ha subito, insomma, da parte del padre. Quindi tu, Marco, giustamente non riesci neanche più a tollerare un racconto di questo tipo, non ci credi minimamente e te ne vai. Dopodiché, l'8 di settembre 2011 deponi la tua testimonianza a favore del tuo amico, insomma, in difesa del tuo amico. E a quel punto tu dicevi: ok, ora io posso stare tranquillo, ho fatto il mio dovere e, insomma, dovrei essere a posto. E invece, cosa succede? Il 18 ottobre 2011 Silvia Cantoro va alla questura di Genova e deposita una nuova testimonianza della bambina che racconta che anche Marco Quaglia, stasera qui con noi, era implicato in questa storia di pedofilia. Quindi nel febbraio del 2012 Marco riceve la visita dei carabinieri a casa, gli comunicano di essere coinvolto in questa storia di pedofilia, gli perquisiscono a casa, gli confiscano i dispositivi e Marco ovviamente va nel panico. Il 26 luglio 2013 il pubblico ministero chiede il rinvio a giudizio per Matteo Sereni, mentre la posizione di Marco Quaglia in quel momento viene stralciata. E anche qui mi sembra di capire che hai tirato un sospiro di sollievo. Ecco, vedete anche Decisamente. tutta questa altalena di mi riprendo un attimo e invece poi dopo ripiombo nel baratro. Comunque, il 25 agosto, infatti, di quello stesso anno appare questo articolo sulla Nuova Sardegna dove Marco scopre proprio da quell'articolo che le indagini nei suoi confronti sono passate per competenza alla Procura di Cagliari. Chiaro che queste accuse sconvolgono la tua vita. E Marco comincia a perdere moltissimi amici, il lavoro, insomma, tra l'altro dicevi, no, che sei stato
addirittura insultato con la scritta, no, pedofili morti davanti a casa tua che hai dovuto cancellare tu. E alla fine, diciamo, adesso non voglio tirarla troppo per le lunghe, però alla fine della fiera, dopo rinvii, udienze, cose, l'incubo termina nel 2021, il 4 marzo 2021, quindi l'anno scorso, dopo 9 anni di inferno, con l'archiviazione perché il fatto non sussiste. Quindi Marco Quaglia totalmente innocente. Allora, visto che oggi parliamo proprio delle vittime della mala giustizia italiana, tu hai subito di tutto e addirittura sei arrivato a tentare di toglierti la vita e ti abbiamo conosciuto qualche settimana fa, è stata una live veramente bellissima, tra l'altro ho ricevuto davvero un sacco di complimenti, ma è bello rivederti qua con noi, quindi bentornato. So che hai ancora qualcosa da raccontarci. Quindi vorrei Sì. dirti, perdonami, sentiti libero di dire quello che vuoi. Questo è il tuo spazio, questa è la voce delle vittime, quindi prego, vadi. Buonasera a tutti e sono contento di essere ritornato qui perché proprio questa settimana ho avuto una conferma, stavo già seguendo un po' questa idea e ho avuto una conferma di che cos'è la giustizia italiana, oddio, di che cos'è che è successo presso la procura di Cagliari, di quello che non è successo. Dunque, io, tu hai detto giusto, ho fatto un anno e mezzo tramite di indagini sotto la procura di Tempio e poi sono stato messo a straccio. Un anno e mezzo dove è stato fatto tutto quello che era possibile fare, mi avevano sequestrato computer, telefonini, quindi sono stati visionati in quest'anno e mezzo sono stati aperti tutti quanti i computer da tecnici proprio che lavorano per la procura, hanno controllato tutto, hanno controllato i telefoni, hanno controllato il computer, ovviamente non c'era niente, hanno fatto relazioni su questi computer, su questo computer, su questi telefonini e hanno consegnato indietro il materiale. A fronte del fatto che io non sono stato messo a straccio, il Sereni era stato rinviato a giudizio, l'avvocato Taormina, che all'epoca difendeva la Cantoro, dice che è rilevante il fatto che venivano prodotti dei video e c'era una produzione a vendita di video pedopornografici. Ovviamente questo qua di competenza passa alla DDA, però ripeto, io avevo già tutti i telefonini, tutto il computer, già stati tutti visionati già da tecnici, non casualmente, da tecnici proprio per la procura di Tempio. Quindi le indagini si riaprono dopo il mio stralcio, si riaprono e passano a Cagliari. E a Cagliari iniziano nel settembre del 2013. Ovviamente mi metto a disposizione, malincuore, ma mi metto a disposizione. E poi subentra un periodo di silenzio dove io non ho nessuna notizia. E seguendo una certa metodologia, ogni 6 mesi un PM dovrebbe dare una richiesta di proroga delle indagini. Passano 3 anni senza nessuna richiesta di proroga. Quindi se facciamo un calcolo sono circa, sì, 3 anni, 31 mesi sono passati, quindi almeno 15 richieste di proroga delle indagini avrebbero dovuto essere sul tavolo presentate al mio avvocato, ma niente, non si sa niente. Richiedo il dissequestro del mio materiale nell'arco di questi 3 mesi, di questi 3 anni, e il mio materiale, il PM, il dottor Gilberto Ganassi, firma che non viene dissequestrato. Faccio notare che il materiale del Sereni, che nel frattempo è andato a processo, è stato dissequestrato subito. Quindi cioè, non riuscivo a capire questo passaggio qua, però comunque vado avanti e cerco di accettare anche questo. Poi dopo c'è la prima richiesta di archiviazione, poi la cosa va di nuovo avanti, fino a che si arriva alla fine e adesso, giustamente, chiudendo l'indagine, il PM deve dissequestrare il materiale. Però c'è un Certo. problema. Il mio materiale, quello che serviva a loro per le indagini, dal 2013 è andato una parte presso il comando dei carabinieri di Porto Cervo. E questa parte qua conteneva un PC, un lettore MP, una cassetta VHS, delle schede di memoria, una scheda di memoria
Panasonic è una scheda di memoria integral, che sono quelle di praticamente le macchine fotografiche, sai, quelle che all'epoca facevi col Sì. digitale. Quindi questo materiale rimane per 7 anni e mezzo presso il comando dei carabinieri di Porto Cervo. Il maresciallo mi ha chiamato più di una volta per dirmi: no, io l'ho visto materialmente, cioè dentro uno scatolone, messo in uno scaffale, c'era il PC, quello che comunque alla DDA serviva per vedere se c'erano materiali credo pornografici. E intanto mi viene sempre respinta la seconda richiesta di dissequestro. Faccio una terza richiesta di sequestro e ancora il dottor Ganassi firma che il materiale serve per le indagini, quindi non me lo può fare di sequestro. Perfetto. Finisce tutto quanto e quindi il magistrato a questo punto deve, il PM deve firmare il dissequestro. E lo firma su richiesta da parte del mio avvocato, fatta il 29 gennaio e lui firma il dissequestro del materiale. Mi accorgo. Comunque una parte sono andato a ritirarla al comando dei carabinieri, cioè non è che tutti l'hanno mandato da casa, è rimasta lì al comando, sono andato a ritirarla al comando dei carabinieri. Però mancano 3 telefonini, io all'epoca, io non ho mai venduto, non ho mai cambiato i miei telefonini li ho sempre tenuti, io compravo telefonino nuovo, tenevo quello vecchio perché dentro c'erano tutte fotografie, quindi erano quei modelli communicator, sai, quelli lunghi che aprivi, che c'era anche il PC dentro. Quindi me ne avevano portati via 3. Mi hanno portati via 3, dico: guardate che il materiale che è qui presso il comando dei carabinieri di Porto Cervo non c'è, mancano questi 3 telefonini. Allora mi ha detto: lei deve fare la richiesta. E no, faccio la richiesta perché io so che questi telefonini sono giù a Cagliari, almeno credo di sapere che questi telefonini sono giù a Cagliari. Niente, faccio la richiesta di questi telefonini e la procura di Cagliari taglia corto dicendo: qui noi non li abbiamo, però se lei è così convinto che sono qui, no, io non sono convinto che sono lì, io sono convinto che voi state indagando su di me, quindi deduco che i telefonini li avete voi. Computer Certo. so che non ce l'avete, ma deduco che i telefonini. No, lei deve dimostrarci che dalla procura, io devo dimostrare che dalla procura di Tempio i telefonini sono andati alla procura di Cagliari, perché la procura di Cagliari c'è la DDA. Il PM, il dottor Ganassi, mi ha respinto 3 richieste di dissequestro, quindi io devo dimostrare questa cosa. Non sono loro, sono io che devo dimostrare. Quindi Questo è ho da fare dopo assurdo, la questo è procura. veramente assurdo, non cioè, No, fuori. no, ma aspetta che ce n'è di più bello. La procura di Tempio, ringrazio il cielo che poi comunque ho trovato anche della gente che mi ha voluto aiutare. Ringrazio il comando dei carabinieri di Porto Cervo che in questo periodo si è interessato molto a questa faccenda. E mi hanno dato una mano e siamo arrivati alla conclusione. Questo foglio qua l'ho avuto in mano settimana scorsa, non ci credevo perché mi sembra una cosa fuori dal normale. Questo foglio qua dice che il materiale è stato inviato in un faldone, che probabilmente lì saranno i computer, a Torino, alla Procura di Torino, il 20/11/2017. Adesso io voglio fare una domanda perché mi viene un po' spontanea. In questi 7 anni e mezzo, il PM dottor Ganassi, che indagini ha fatto? Cioè, perché se io non riesco a capire, lui mi ha tenuto 7 anni e mezzo, se n'è fregato del tempo che passava, non gli è interessato assolutamente niente, ma addirittura mi impediva il dissequestro del materiale che lui non aveva, Cioè, se sono alla DDA, la DDA e la Polizia Postale deve controllare sui telefonini, sul computer. Il computer, ripeto, era a Porto Cervo, i telefonini erano a Tempio e poi sono andati a Torino. A Cagliari non c'era niente. A Cagliari l'unica cosa che è arrivata è il famoso album fotografico, che poi me l'hanno restituito nel 2018 perché volendo lì potevano anche fare delle fotocopie, perché non è che se poi mi restituiscano l'album le foto cambiano, cioè No, facevano delle infatti. fotocopie, delle fotografie me le potevano restituire subito, Sì. ma anche per quello ho dovuto lottare. Quindi questa è la domanda che io mi faccio, se questa è la giustizia, se questo qua è il modo di lavorare, se questo qua è il modo di tenere una persona 7 anni e mezzo in una gogna come questa, perché una denuncia per pedofilia non è una cosa facile da No. digerire. Se questa qua è il modo di trattare la gente che viene indagata così,
Ultimamente, sai, hanno fatto il referendum, naturalmente l'unico che non è passato è quella sulla responsabilità civile, no? Magistrato sbaglia, può sbagliare. Sbagliamo tutti nella vita, però paghiamo tutti. Magistrato sbaglia, non paga. Una cosa fuori dal normale. Cioè, secondo me è una cosa che non ha senso, proprio non esiste. Io non credo che ci sia una risposta per uno schifo del genere, perché questa è veramente una cosa schifosa. Cioè, tu mi hai tenuto. Mi ha indagato, avevi bisogno del mio materiale, perfetto, io accetto di ritornare a fare, ma tu avevi già nel faldone precedente le indagini fatte da tecnici a tempo sul computer e sul telefonino. E tu tieni questo, non ce l'hai e me lo dissequestri e quando ti chiedo dove vai che sono i miei telefonini, perché sono in diritto ad avere i miei telefonini, perché nei miei telefonini ci sono i miei ricordi, che non sono certo i discorsi di pedofilia. Io te li chiedo, tu mi dici no, ti devi interessare tu presso la procura di Tempio. E io, Eccolo lì. grazie ai carabinieri, grazie a una persona della procura di Tempio, sono riuscito ad avere questo documento che attesta che nel 2017, a luglio, a novembre, è stato scritto il mio materiale a Torino. Poi probabilmente si saranno sbagliati, avranno messo dentro delle cose, ma a Cagliari non è arrivato niente. 7 anni e mezzo ad aspettare che il PM, dottor Ganassi, mi tirasse fuori una soluzione No, o magari indagasse. è assurdo, è veramente assurdo. No, ma è una cosa, sai, io non ho paura, non me ne frega niente, cioè che mi facciano le denunce, che mi dicano quello che mi devono, ma io li voglio vedere davvero in faccia sta gente qua, io li voglio parlare, me la devono dare una spiegazione, perché io vado dentro al pensiero, dico, ma cioè, mi sembra una cosa fuori da normale, ho scritto lettere. Ho chiesto di essere interrogato, sono sempre stato presente tutte le idee, all'udienza. Appena mi chiamavano andavo, perché comunque è la mia vita, ci sono stato tutte le volte. Ho sentito delle cretinate, ho sentito delle cose che hanno offeso la mia famiglia, ho sentito delle cose che ti piegano, che infatti ho ceduto perché ero in ginocchio. Ho visto delle risposte da far paura, delle cose vergognose. E oggi scopro che quello che doveva indagare, quello che mi ha rimbalzato la mia roba, non mi ha dissequestrato il mio materiale, l'hanno dissequestrato al Sereni, partendo dal presupposto che al Sereni avevano fatto l'incidente probatorio nel 2012 e il Sereni sapeva che il giorno dopo andavano a fare la perquisizione. Io non lo sapevo, io non ero presente all'incidente probatorio, quindi il Sereni ha messo da parte tutte le sue cose. Poi, quando sono arrivati i carabinieri, c'era un Mac, che era quello che usava al Sereni, e la sua ragazza, Stefania Inserra, dice: no, questo Mac è il mio. E poi si vanta, perché questo l'hanno registrato ed è agli atti, si vanta e dice: ho fregato anche i carabinieri. Cioè, quindi hanno preso una fregatura perché non sono riusciti a prendere il materiale dal Sereni. Hanno preso il mio e l'hanno lasciato a Tempio. Io voglio capire. Voglio capire che indagini sono state fatte. Io ho pensato, sai, in questi giorni io sono incazzato nero, te lo giuro, ma veramente incazzato. Io li voglio vedere tutti, tutti quanti davanti. Io ho pensato in questi giorni, dico, cavolo, questo dottor Ganassi, PM, è una persona probabilmente un duro, di quelli che non gliene frega niente, che un altro sta soffrendo perché è forte, perché è temprato dal lavoro, perché è uno veramente di quelli che non ha pietà e quindi non cede a queste cose qua. 10 anni fa il dottor Ganassi ha avuto un contenzioso con un suo collega, con un altro PM, e niente, ha avuto una sorta di processo, poi è andato bene, è stato assolto e tutto quanto. Però io sono andato a cercare su Radio Radicale un pezzo dell'udienza che ha fatto il dottor Ganassi. E il dottor Ganassi si rivolge al giudice dicendo al giudice: lei non può immaginare in questi 3 anni come io vivo con questa ombra scura di questa denuncia. Dottor Ganassi, io ho vissuto 7 anni e mezzo, grazie a lei, con un'ombra non scura, con un macigno scuro di una denuncia, e lei se n'è fregato completamente. Se n'è fregato completamente. Quindi è anche una persona umana, non è un duro. E Sì. se lui ha un'ombra scura di una storia del genere, figurati, io che ho 7 anni e mezzo con un macigno del genere, dottor Ganassi, cioè,
Vorrei fargli vivere a lui 7 anni e mezzo come li ho vissuti io. E poi lo Dovrebbe interrogo io. sapere cosa significa, infatti. Ah, infatti lo sa così bene, lo sa così bene. Sai, l'altra volta, se tu ti ricordi, a un certo punto della nostra intervista ti ho fatto un nome, Agnese Osai. Non so se ti Non lo ricordi, era abbiamo venuto fuori sentito così. bene perché è Ecco, andata via un attimo la linea mentre lo pronunciavi. adesso te lo spiego in breve. Agnese Osai, ma te lo racconto in breve. Agnese Osai era una bidella storica di Sesto, un paese vicino a Cagliari, che è conosciuta da tutti. La bidella proprio la mamma dei bambini, perché era all'asilo, quindi era la mamma di tutti i bambini di questo paese. Agnese Osai va in pensione a 60 anni, primo giorno di pensione, gli bussano alla porta e gli dicono: signore Osai ci deve seguire in procura perché c'è una denuncia nei suoi confronti. La denuncia nei suoi confronti era di una bambina, figlia che era andata a casa, aveva raccontato che quando l'Agnese Osai, la bidella, la portava in bagno, gli toccava le parti intime e gli faceva dei video con il telefonino. Iniziano le indagini, partono queste indagini, Agnese è difesa dal paese, nessuno crede a questa storia, infatti la storia va avanti per 3 anni e addirittura la bambina racconta che la donna che faceva queste cose qua era un'alta, bionda, Agnese piccola, con i capelli scuri. E che la riprendeva con il suo telefonino. Agnese non ha mai avuto un telefonino col video, aveva sai quei vecchi telefonini che neanche facevano le riprese. Insomma, sta di fatto che a zero di prove tutto quanto, Agnese viene rinviata a giudizio. No, La vabbè. mattina della prima, la mattina della prima udienza, Agnese non si presenta, la ritrovano in uno sgabuzzino che si era tolta la vita. Scusa, si era tolta la vita. Con una bombola del gas. Sai chi era il PM? Il Ganassi. dottor Gilberto Ganassi. Allora io adesso vorrei sapere qual è il limite che il dottor Gilberto Ganassi mette alle persone che sta indagando. Io voglio sapere questo e non ho paura, non ho paura di nessuna denuncia. Non me ne frega niente. Io voglio sapere questo perché della mia vita io voglio la giustizia. La giustizia non è quella che hanno chiuso dandomi una pacca sulla spalla perché non c'erano prove. Se non ci sono prove, la Cantoro deve andare dentro perché è semplicemente evidente che la Cantoro ha fatto questo, ha indotto la bambina a parlare. Poi ci sono ulteriori cose che il Sereni mi deve dare delle risposte perché comunque se un padre chiede al figlio di farselo venire duro, e poi fa le fotografie, secondo me è un padre malato. Io credo che sia questo. E siccome io questa fotografia l'ho vista e stanno smentendo questa mia testimonianza, io sto scrivendo su Facebook regolarmente e scompaiono tutti. L'altro giorno mi ha risposto l'avvocato del Sereni Francini e mi ha detto se lei ha queste richieste le deve fare tramite il suo avvocato. Nel 2000, un anno fa, perché scrivevo su Facebook, l'avvocato Francini mi ha scritto che sono uno stupido, un deficiente, un incompetente di tutto, una bestia, tutto quello che c'è me l'ha detto il telefono diretto. Io l'ho registrato, grazie a Dio l'ho registrato Fatto bene. e ho chiesto all'avvocato Francini: ma perché un anno fa, per darmi dell'ignorante, è passato direttamente a me e adesso io dovrei chiederlo tramite il mio avvocato per avere un incontro con voi? Questo è uno schifo di tutto. Questo è uno schifo. Questo è un sistema che fa schifo. Ma io non mi fermo, te lo giuro, io li tiro fuori tutti quanti, io li voglio tutti quanti davanti e tutti quanti mi dovranno dare una risposta. Perché se io non ho fatto niente, qualcuno ha fatto, ed è la Cantoro. Perché la Cantoro che ha le persone che la seguono, l'Abruzzone, tutta la banda, tutti i suoi avvocati e tutto quanto, devono anche loro giustificarsi con me, perché consulente l'Abruzzone. Allora l'Abruzzone che è così in gamba a parlare, a tirar fuori tutte le sue conclusioni, non è riuscita a capire che Quagliamarco non ha fatto niente. Però glielo dice la Lucarelli, dice Sereni ha fatto qualcosa, Quagliamarco no, però andiamo lo stesso avanti a punire Quagliamarco, perché intanto Quagliamarco è lì dentro. Quagliamarco poi pensano che finisce questa storia qua ed è contento, fa una festa e riprende la sua vita. No, io la mia vita me la riprendo con la loro vita, come loro hanno distrutto la mia. E non ho paura, io non ho paura di niente. Questa è mala giustizia. E questa la pagano tutti, tutti quanti. Sì.
Scusa lo sfogo, No, ma no, ti no, posso anzi, fermare. io pendevo dalle tue labbra, assolutamente. È stato, anzi, sentiti libero di sfogarti perché questo è il posto dove le vittime si possono sfogare. Quindi, anzi, benvenga che ti fai sentire e magari chi di dovere ti veda in questo momento. E sono sicura che lo Sì, sta ma loro facendo. so che guardano. Io lo so che guardano, lo so che stanno guardando tutti, credimi, lo so benissimo. E se non guardano, so che riferiscono, quindi meglio, meglio così, perché intanto non serve, io vado avanti. Io ho questo impegno mio, perché è una forma di rispetto anche per me, perché io sono arrivato, io ho davanti a me un'immagine che non andrà mai via, che sono in una stanza di albergo e sto prendendo due manciate di pastiglie. Quell'immagine lì io ce l'ho davanti allo specchio di quel bagno. E quell'immagine lì io quella non la perderò mai, mai. Però io voglio vedere tutte queste persone qua, tutte pagare questa situazione a cui sono arrivato io. Tutte la devono pagare, tutti quanti, dalla prima all'ultima. Quindi io sono pronto a tutto quanto, non ho problemi. Però vedi qual è il discorso? Tu, voi mi date possibilità di parlare. Poi quando arrivano i giornali, quelli che ti rovinano, quelli che mettono fuori gli articoli, quelli che ti fanno diventare un mostro, quelli che ti riducono la vita a zero, in quel preciso momento lì, poi vanno via, scappano, perché devono confermare la verità, devono dire abbiamo sbagliato. No, a Sardegna non mi ha dato, io ho tentato suicidio, mi ha chiamato una giornalista da Nuova Sardegna, gli ho detto io non patteggio un articolo per l'eventuale causa che farò alla Nuova Sardegna. No, no, ma io non so niente, tutto. Dico, no, no, ve lo dico già io, che glielo dirà anche il suo direttore, che c'è un contenzioso. Preciso e puntuale, mi chiama la giornalista e mi dice, non facciamo l'articolo perché in questo momento c'è un contenzioso, però ci tenga informato su quello che sta succedendo. Sì, io ho detto, glielo chiedo a mia mamma, poi magari vi dico qualche cosa. Questi sono pazzi, questi sono bruciati tutti. Lo dico io, questi pensano di prendere in giro la gente, ma non sanno che la gente può anche reagire. E se la Certo. gente reagisse, se il sistema viene rovesciato, questi qui non sanno neanche più da che parte girarsi. Credimi, è così. Perché io ho sentito quello che ha provato il povero Raffaele e ho sentito tutte le conseguenze. Qualcuno mi dice, hai avuto la fortuna che tu non sei andato dentro. Adesso, sai. All'inizio, quando c'è stato il primo incidente probatorio, dove io non ero neanche presente, quindi neanche difeso, quindi di valore zero, alla fine Taormina, che poi è uno showman, perché alla fine Taormina è uno showman, non è un avvocato, entra, butta la sua bomba, poi se ne esce, tanto che l'ho fatto così anche con la Cantoro, aveva chiesto i provvedimenti cautelari. Io adesso, da una parte, devo dire grazie, perché poi se vai in galera con una denuncia del genere non te la passi bene. E se tu entri in una galera con una denuncia di pedofilia, non te la No, passi bene. no. Da una parte devo dire grazie, dall'altra invece no, non dovrei dire che peccato, perché adesso la legge ripaga chi è stato in galera. Adesso, poi sentendo Raffaele, già ho capito che neanche quello funziona. No, però Quindi, cioè, aspetta, il tuo io caso è diverso perché Raffaele ha rilasciato, insomma, ha firmato un verbale che lo ha parecchio incastrato, ecco, diciamo, anche se le modalità con le quali è stato condotto l'interrogatorio erano del tutto sbagliate, ledevano i suoi diritti civili, è stato anche vittima di violenza, insomma, terribile, però lui comunque ha fatto quell'errore, al quale poi si sono appigliati per non dargli risarcimento. Tu dove hai sbagliato? ah, io ho sbagliato a fidarmi, a credere nel Sereni. Sereni ha fatto più danno a Sereni di sua moglie. Nei miei confronti ha fatto più danno a Sereni, ma Sereni è un vuoto aperto. Io poi, sinceramente, sto solo aspettando che lui mi dia una risposta diversa di una cosa che lui ha testimoniato e l'ha testimoniato tramite la sua compagna. Quindi, addirittura, è un fatto che la sua compagna e la madre di Sereni hanno raccontato al Sereni e lui ha riportato. Quindi, qui, sai, si parlano tutto, sono tutti preparati, sanno tutti che una testimone non potrà mai essere presa, che la testimonianza, può, se poi arriva da un altro, non ha valore, tutto, sono tutti preparati. Allora dico, a Sereni, è da più di un anno che dico, incontriamoci, spiegami, raccontami, dammi quella risposta. Ma non me la può dare, perché lui sa che quella risposta è la giusta, la mia, non è la testimonianza che ha fatto. E quando io ho tentato suicidio, ho inviato
al PM una chiavetta dove c'erano tutte le cose e sul libro c'è anche la lettera dove io ho fatto questo libro e dove c'è anche la lettera che ho inviato al PM dove dico io non ce la faccio più, queste sono le prove che lei non ha voluto ascoltare. Ho inviato la chiavetta. In quella chiavetta c'era una registrazione dove Sereni diceva tante di quelle cretinate che la metta meno basta, però le ha dette. E quindi voglio dire, sono prove, sono prove. PM l'ho inviata. Ho la ricevuta di ritorno perché poi quando l'ho inviata come indirizzo di ritorno l'abitazione di mia madre, poi quando io mi sono ripreso, comunque ho tra i documenti, una volta c'era questa ricevuta di ritorno. Sì. Chiavetta in procura è scomparsa. Scomparsa. Poi questo non cambia niente perché l'ha tirata fuori pensando di fare il colpo di teatrale l'avvocatessa Carsaniga, l'avvocatessa della Cantoro. L'ha tirata fuori dicendo noi siamo riusciti ad averla, cioè non ha fatto niente fuori da normale. All'epoca, prima che le Iene prendessero in mano la mia storia per poi raccontarla, chi è che aveva in mano la mia storia era Selvaggia Lucarelli. E ovviamente quando tu dai una storia devi dare tutta la documentazione. E io la documentazione le avevo date, registrazioni, cose, tutto quanto. Poi Selvaggia Lucarelli è molto amica di merenda dell'Abruzzone. E Compagna di probabilmente merende. l'Abruzzone gli ha detto: se ne esci con questa intervista a Quaglia Marco, dove è evidente che Quaglia Marco non ha fatto niente, penalizzi la mia cliente. Lucarelli cosa ha fatto? Dalla mattina alla sera ha bloccato tutto, i contatti con me, dovevo uscire, avevamo preparato un'intervista e tutto. Io gli ho mandato una PEC dove ho detto: evita di mandare tutte le cose e vorrei indietro la mia documentazione. La mia documentazione non ho avuto indietro. Ho l'avvocato Sara Carzamiga, l'avvocatessa, scusa, perché l'avvocatessa Sara Carzamiga che mi dice durante l'udienza: noi abbiamo avuto, come sai, un mago, una spia ci ha fatto avere questo. No, 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 te li ha dati la Lucarelli, li ha dati l'Abruzzone e l'Abruzzone li ha dati a te. Punto e basta. Ma non è un problema, non è un problema, è una cosa schifosa di comportamento, ma non è un problema perché intanto quelle cose lì sono scritte nel libro, le avevo già dette io prima, quindi voglio dire, non è che tu hai trovato chissà cosa, perché se me la chiedevi te la davo io. Quindi cioè, questo è tutto lo schifo che c'è, è una lotta dura. Io voglio andare avanti, tutte le volte che mi darete uno spazio io sarò presente e tutte le volte che io posso parlare continuerò a parlare senza Quando problemi. vuoi. Quando stasettimana mi hanno chiamato gli autori, mi hanno detto: guarda che ti vorremmo chiamare per mala giustizia. Io stavo prendendo in mano questi documenti che confermavano lo schifo della storia tecnica. Ho detto: chiamatemi perché sono incazzato nero. Sono incazzato nero. Voglio le denunce, voglio le denunce. Voglio che il PM, dottor Ganassi, si senta offeso e mi denunci. Voglio che Sereni mi denunci, voglio che la Cantoro mi denunci, voglio riaprire tutto, ma li voglio avere tutti davanti con le prove, cambiando i PM e facendolo mediatico, perché qualunque cosa che succederà da oggi fino a quando io non avrò la mia giustizia sarà mediatica sulla mia pagina di Facebook. E anche qua con Qualunque noi, cosa. te lo prometto, anche qua Ah, con noi. volentieri, io divento ospite fisso Sì, domani. assolutamente, poi ci racconterai Tutto. ogni step di quello che succederà. Oh, per carità, sì, che ho paura che ne succederanno. Dico, ma è paura, no, paura, spero che ne succedano. Io sto aspettandoli tutti quanti. Però, Francesca, nessuno risponde e io non riesco a capire come mai. Chi va sulla mia pagina di Facebook mi dice: ma tu non hai mai ricevuto denunce? Dico, no, ma allora come mai? Per il semplice motivo che ho ragione, che denunce mi fanno? Questi sanno che se mi fanno una denuncia riaprono tutto, lo sanno Esatto. benissimo. E stanno zitti, però io non sto zitto, io vado avanti, continuo, io li faccio tirar fuori tutto quanto loro. A me la mia vita me la devono ripagare. La mia vita ha un valore, ha lo stesso valore che ha subito quell'ombra scura il PM dottor Ganassi, che per 3 anni, poverino, ha avuto un'ombra scura sulle spalle. Vaffanculo, porca puttana, scusami il termine, No, no, scusa il no, termine. anzi, noi qua le Problemi parolacce da vanno sangue bene al sotto. cervello, sei l'uomo del eroe, non me ne frega. Perché poi, sai, alla fine della fiera, sai dov'è l'errore? L'errore è che loro ti portano a sbagliare così e poi dopo tu stai insultando, stai andando contro la persona. Cioè, non è, io ho chiesto anche un contatto diretto da uomini,
togliamo tutte quelle cose, PM, avvocato, robe, da uomini in qualsiasi posto. E ho chiesto solo una condizione, che sia qua in Sardegna. Ma ho detto da uomini, parliamoci da uomini. Perché se poi hanno tutti quei ruoli che vanno rispettati, tu non puoi parlare in questo modo. Perché tu sei sempre quello che deve rispettare il ruolo. Loro non rispettano la tua vita, non gliene frega niente. Hanno le ombre scure che durano 3 anni, dei macigni che ti buttano sulla testa, che durano 7 anni e mezzo, che ti spingono ad ammazzarti. No, no, non gliene frega niente. E poi tu sei quello debole che ha ceduto e non. Ma perché hai ceduto alla fine? Poi c'è gente su Facebook che mi scrive: dimentica, lascia perdere. Dai. Quelli, guarda, lo fanno anche con me. Lo fanno perché pensano che in questo modo tu possa trovare la serenità. Non sono cattivi, non lo fanno per cattiveria, però non capiscono che in realtà lasciare perdere significa No. rendere lecito al mondo quello che ti è successo. Cioè dire, ok, quello che mi è successo l'ho accettato, va bene così, a posto. No, il cazzo. Scusa. No, 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 ma infatti, cioè io non ce la faccio. Guarda, a me un avvocato di Cagliari, una persona favolosa, l'avvocato Sebastiano Tolla, mi ha detto una risposta bellissima. Gli ho detto cosa devo fare? Ho detto devo finirla, devo mollare, perché sai, poi oltretutto non è facile, credimi, queste cose di nervoso, queste rabbie, queste cose che adesso hai visto anche, sono pesanti, cioè ti infastidiscono. Io sto lavorando, sto facendo la mia vita, ho 2 vite, ho detto. Questo avvocato mi ha detto una cosa bellissima, mi ha detto non mollare, perché questa è la cura per te in questo momento. Ed è la cura, perché se io dovessi immaginare di tenere tutto dentro, io sclero davvero. Ah, sì. Allora, che cos'è che sto chiedendo? Sto solo chiedendo la giustizia e questa me la devono dare. Perché io so che se avessi fatto tanto così di quello che mi è stato detto, io a quest'ora stavo pagando, ero in galera, ok? Sicuramente dentro, e me lo meritavo anche, ok? Ma io non ho fatto niente di tutto quello che è stato detto, non ci sono prove, è scritto nella sentenza che addirittura la Cantoro induce i bambini a parlare, fa registrazioni che non hanno senso, c'è metodologie sbagliate, quasi spinti a tutto quanto, ma non quasi, cioè proprio non c'è. Li ha spinti lei, lo dico io, non ho problemi, che mi denunci, me la faccia sta denuncia, fammela sta denuncia. Silvia, fammela sta cazzo di denuncia. E poi dopo voglio vedere io che è questa figura tra te e me. Però non è così, non è così. Stanno fermi se ne e pensano che poi tu cedi. Io non cedo, questi cascano proprio male. Io non cedo, io lotto fino alla fine. E li voglio e voglio la mia giustizia, me la devono ripagare. Facci, ti danno una pacca sulla spalla e ti dicono: oh, vai fuori, non ti preoccupare, non hai fatto niente, ti sei giocato 9 anni della tua vita, esci, pandemia, guerra, fai, riprendi la tua vita, tranquillo, tutto facile. E no, no. E poi comunque ripeto, l'ombra scura dura 3 anni per lui, 7 anni e mezzo non è più neanche un'ombra scura, è buio totale. Eh sì, Quello voglio dire. davvero, davvero. Marco, io veramente ti ringrazio tantissimo. Se hai ancora delle domande da fare a qualcuno che non ti risponde, se vuoi ancora sfogarti, hai ancora 5 No, minuti. no, no. No, ma guarda, io le domande le faccio quotidianamente su Facebook, quindi so che quotidianamente ho avuto la conferma che guardano, quindi io continuo a farle così. Sono loro che devono venire da me. Sì, non... sì, guarda, una domanda ce l'ho proprio qui. Io voglio sapere dal dottor Ganassi, dal dottor Giberto Ganassi, se si ricorda che cos'è che stava facendo la sera del 22 novembre del 2019 alle 20:03. Io alle 20:03 stavo prendendo delle pastiglie per farla finita. Vorrei sapere se lui magari riesce a ricordarsi che cos'è che stava facendo quella sera. Magari usciva fuori a cena, magari stava giocando a calcetto, magari era a fare un weekend. Veda di ricordarsi che mi interessa molto vedere cos'è che stava facendo. Basta, non faccio più niente. Francesca, quando ci sono novità, Sì, vi mando un messaggio. A aggiornaci. parte che ci sentiamo. E Mi grazie per questa raccomando. serata sulla.
sulla mala giustizia. Io la conosco la mala giustizia Sì, molto bene. purtroppo tu la conosci bene, mi dispiace davvero tantissimo perché tra l'altro abbiamo imparato a conoscerti, sei una persona meravigliosa, con un coraggio Grazie. incredibile, sei un leone e quindi vai e noi siamo tutti con te. Tra l'altro prima c'erano il pubblico che scriveva in chat, vai Marco, sì, sei un grande, vai Tigre, eccetera, quindi sono tutti con te, sono tutti Sì. con te. Bene, sono contento, questo mi fa piacere. Spero avrai Mi fa qualche piacere quelli risposta. che... Sì, spero in qualche risposta, spero in qualche giornale che mi dia la possibilità di parlare oltre voi, perché sai, questo discorso qua è un discorso che più diventa mediatico, però ripeto, io se vado, se parlo, parlo in questo modo come mi date la possibilità voi. Credo che pochi mi daranno questa possibilità, lo sai anche tu. L'internet è magico per queste cose. Infatti, senti, un Sì. abbraccio, grazie Anche a davvero te, e buona serata, saluto tutta la community. grazie ancora. Ciao Marco. Comunque, allora, veniamo al nostro prossimo caso di true crime, di mala giustizia italiana, Gigi Sabani. Allora, eccolo qua, non so se lo avete conosciuto, se lo avete visto in TV, se siete giovanissimi forse non lo ricordate, ma insomma io me lo ricordo bene. Devo scusarmi con voi, avevo detto che ci sarebbe stato un ospite per questo caso, ma purtroppo ha avuto problemi legali e quindi non è riuscito a collegarsi. Comunque, non... la racconto io questa storia, poi magari vedremo se più avanti si può fare. Sì, purtroppo non c'è più. Comunque, allora, parliamo un attimo di Gigi, che se guardavate la TV da piccoli, in qualche modo sicuramente ve lo ricordate. Lui ha una carriera incredibile in TV, più che altro come imitatore e come cantante anche, no? Tra l'altro, la sua carriera inizia per un caso, diciamo, fortunato, nel senso che lui sicuramente aveva del grandissimo talento, ma è anche un caso fortunato perché lui partecipa, si esibisce a un programma radiofonico chiamato La Corrida, che poi è stato traslato anche in TV. Infatti, mi ricordo il programma in TV, quello in radio non l'ho mai sentito, però ho scoperto che esisteva anche radiofonico. Infatti, il suo pezzo forte, oltre alla sua simpatia, che era super brillante, eccetera, era la sua capacità di imitare i grandi personaggi dello spettacolo. Di quell'epoca. Infatti, durante la sua esibizione fa l'imitazione di Gianni Morandi, di Mino Reitano e Claudio Baglioni e gli riescono benissimo, tanto che i radioascoltatori impazziscono e si divertono un sacco. Ecco, bravi, lo conoscete bene allora, lo conoscete bene. Vedo in chat che siete belli ferrati sull'argomento. E questa sua esibizione, siccome ha fatto veramente impazzire il pubblico, lo ha lanciato, è stato il suo trampolino di lancio per il mondo dello spettacolo della TV. Infatti, sul finire degli anni 70 comincia a lavorare per la TV proprio come imitatore e arriverà addirittura a diventare conduttore. Pensate, nel 1982 conduce Premiatissima, dove emergono tra l'altro le sue incredibili capacità canore, perché lì lui interpreterà una canzone che tra l'altro verrà incisa a seguire, che si chiama A me mi viene in mente una canzone, che è un titolo un sacco geniale. Comunque, tra l'83 e l'86, in prima serata, conduceva il programma, anzi il quiz, Ok, il prezzo è giusto, che sono sicura che conoscete tutti, Ok, il prezzo è giusto, perché se non lo conoscete vuol dire che siete veramente, veramente, veramente troppo giovani per poter, insomma, per la mia concezione di gioventù. Ok, il prezzo è giusto, con il quale tra l'altro lui si riesce ad aggiudicare ben due telegatti, mentre nella stagione tra l'85 e l'86 è nel cast Buona Domenica.
Comunque lui nell'89 partecipa al Festival di Sanremo con una canzone che si chiama La fine del mondo, e tra l'altro aveva scritto per lui Cotugno, Totò Cotugno. Arriva penultimo in realtà a Sanremo, però era divertentissimo perché a fine serata lui si metteva a fare le imitazioni di tutti e quindi insomma divertiva tantissimo il pubblico. Nella stagione 91-92, quando sono nata io, condurrà il programma Piacere Rai 1 insieme a Toto Cotugno. E in questa trasmissione appariranno, adesso vi tiro fuori dei vecchi meme così per coloro che seguivano la TV a quei tempi avranno i ricordi, le feels, le feelings. C'erano le gigie di Gigi e le tate di Toto. Comunque, lui lavorerà tantissimo sia per la Rai che per Mediaset e continuerà chiaramente a partecipare ai vari festival musicali come cantante. La sua vita era meravigliosa, la sua vita era in ascesa, la carriera era stellare, e però l'estate del 96 scoppia un fattaccio. L'estate del 96 scoppia appunto questo scandalo dei provini a luci rosse. Un po' come adesso c'è stata Vallettopoli più recente, ma in realtà la prima Vallettopoli era proprio questa che vedeva Gigi protagonista, ahimè. Tra l'altro verranno accusati importanti personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Gigi Sabani e anche Valerio Merola, che era un suo collega e un amico. Bra, ecco, vedi, vi vedo preparati, vi vedo preparati. Quindi, cosa succede? Che il 18 giugno del 1996 i carabinieri piombano in casa di Gigi per arrestarlo con l'accusa di reato di truffa a fini sessuali e induzione alla prostituzione. Cioè, una roba gravissima. E al centro di tutta questa accusa ci sono le dichiarazioni di una allora minorenne, Katia D'Uso, che era una aspirante showgirl. Questa Katia racconta al PM Alessandro Chionna, che poi vedremo la figura di questo PM, veramente. Comunque, racconta al PM Chionna di appunto questi presunti approcci sessuali da parte di Gigi nell'estate precedente, in cambio della promessa di un posto assicurato in TV o al cinema, no? La famosa storia del se tu me la dai, allora io ti do il lavoro in TV, ti do la visibilità, eccetera, eccetera. Tra l'altro, la Katia D'Uso partecipava, anzi faceva parte della scuola di modelle di Biella, Celebrità. Tanto io non sapevo nemmeno che esistessero scuole per modelle, pensavo che le modelle fossero. Ok, niente, questa è la mia ignoranza, non sapevo che ci fossero scuole per modelle, ok? Pensavo fossero solo belle, ok? E invece no, c'è anche la scuola, probabilmente per portamento, eccetera. Comunque sia, lei faceva parte di questa scuola, Celebrità, e secondo le sue dichiarazioni che ha lasciato al PM, questa scuola era la sede dove avvenivano degli incontri privati tra le ragazze e i vari personaggi dello spettacolo, tra cui anche Gigi, al fine di ottenere appunto questi posti nel mondo dello spettacolo. E tra l'altro non c'è stata soltanto la testimonianza di Katia, ma ci sono state anche altre testimonianze a sostegno di queste accuse, tra cui anche quella di Anita Ceccariglia, tale ex fidanzata di Sabani. E ricordatevelo questo nome, perché tra poco ci torneremo. Sabani, quindi, trascorre in questo modo 13 giorni di arresti domiciliari fino al 1 luglio, quando viene disposta la sua scarcerazione. Il PM Chionna, e adesso qui viene fuori lo scandalo, che secondo me era questo lo scandalo,
Il PM Chionna chiese di potersi astenere dal continuare l'inchiesta, spiegando che, testuali parole, motivi di opportunità mi spingono a chiedere l'esonero dalle indagini. E quali saranno stati questi motivi di opportunità, secondo voi? Sì, era un po' il Me Too italiano in quel momento. I motivi di opportunità avevano un nome e un cognome. Vediamo se ci arrivate. Quasi, quasi ci siete. Quasi ci siete. No. Ok, ve lo dico io. Questo nome e cognome era Anita Ceccariglia, perché appunto si stavano per sposare e si sposarono poi. Quindi quello che è successo è che il PM ha interrogato la ex fidanzata di Gigi Sabani, che ha confermato che lui fosse in giro di questo Vallettopoli. E poi in realtà inciuciavano. Quindi è gravissima sta cosa, dai, veramente gravissima, gravissimissima. Comunque, lui per poter sposarla si è ritirato dalle indagini. E ragazzi, cioè, basta fare 2 più 2. Tu non è che conosci una persona e dopo una settimana la sposi. La relazione andava avanti da un po'. Ecco. Inciucio, inciucio, perfetto. Comunque, a febbraio del 97, presso la Procura di Roma, il nuovo PM titolare delle indagini chiese e ottenne l'archiviazione dal GIP. Quindi tutto finì in un'enorme bolla di sapone, non si arrivò nemmeno al processo e Gigi Sabani riuscì a chiedere ed ottenere il risarcimento per ingiusta detenzione. Ebbe, pensate quanto, ebbe ben 24 milioni di lire. Cioè, vi parlo di 10.000 euro adesso, forse meno. Bene, voi direte: ah, vabbè, dai, tutto bene quel che è finito bene. Se. Cioè, nonostante sia, diciamo, stato abbastanza breve rispetto ad altri casi, come abbiamo visto quello di Marco Quaglia, ma anche quello di Raffaele Sollecito, sia stata una vicenda piuttosto breve, il conduttore, il nostro Gigi, è rimasto veramente sconvolto da questa vicenda e non riuscirà mai a liberarsi da questo senso di angoscia che, anche perché, ragazzi, cioè, è stato messo in mezzo quando lui non c'entrava assolutamente niente. Questa è l'angoscia del cavolo, mi posso svegliare domani in manette, anche se non ho fatto niente. E con la conseguente, chiaramente, diffamazione, infamate che ti arrivano dal mondo tutto intorno. Infatti, la sua carriera venne completamente distrutta. Infatti, cominciava a ottenere dei ruoli e delle apparizioni di importanza nettamente inferiore rispetto a come aveva lasciato la sua carriera. La sua allegria nelle imitazioni, seppur insomma c'era questa allegria, però era sempre macchiata di questo, di questa malinconia e di questa sofferenza, per cui lui era, si vedeva che stava soffrendo anche nel momento in cui cercava di far ridere tutti. E Gigi però non lascia mica cadere questa vicenda, decide di presentare denuncia per abuso d'ufficio nei confronti del PM Chionna. E ha fatto bene, e ha fatto benissimo. La cosa veramente triste è come questa vicenda ha portato alla morte Gigi. Perché tutta questa travolgente vicenda lo aveva chiaramente portato a una situazione di stress talmente alta che aveva cominciato a corrodere non solo la sua mente, ma anche il suo fisico. Perché poi lo sappiamo, le due cose sono collegate. E come lui stesso, tra l'altro, racconta in diverse interviste,
nonostante l'amore e l'affetto del pubblico non siano mai mancate, cioè nel senso che il pubblico lo ha sempre difeso, non ci credeva a sta roba, e ok, non poteva però dire lo stesso per quanto riguarda invece gli amici e i colleghi che avevano cominciato a prendere completamente le distanze da lui. C'è una bella frase che ripete Gigi durante un'intervista, dice: "È stato come morire ad occhi aperti." Ed è un po' quello che mi ha fatto venire in mente anche Raffaele quando raccontava dell'isolamento e del carcere, soprattutto quando lui si rendeva conto di essere in carcere da innocente e guardava la TV, no? E in TV passavano le notizie su di lui che gli davano dell'assassino. E lui, quando ci ha raccontato sta cosa prima in live, io ho proprio pensato alla frase di Gigi Sabani, cioè è come morire ad occhi aperti. Veramente. Comunque lo stress lo indebolisce talmente tanto che il 4 settembre 2007, all'età di soli 54 anni, morirà di infarto. Lui muore, tra l'altro, mentre si trovava a cena a casa della sorella Isabella a Roma. E pensate che il medico di base, insomma, il medico di famiglia, lo aveva visitato un'ora prima. Il medico di famiglia della sorella, non il suo. Lui aveva visitato un'ora prima perché accusava dei dolori, aveva dolore al petto e aveva un formicolio al collo. Tra l'altro, nuova paura sbloccata in questo momento. E gli aveva detto: "Ma no, ma sei stressato, ma niente di che, ti prescrivo un antidolorifico, vedrai che va tutto bene." E invece no, e invece lui morirà proprio di infarto durante la cena a casa della sorella. Tra l'altro, quando si dice oltre il danno, ancora più danno, pochi mesi prima della sua morte aveva appena perso sua madre, la signora Liliana Bruni, che era appunto la sua mamma. Quindi pensate anche lo stress appesantito anche dal lutto, no? Da questo dolore di dover sopportare la morte della madre. E altra cosa veramente bruttissima e tristissima è che quando lui muore, la sua compagna Raffaella Ponzo era incinta di 2 mesi. E infatti, 7 mesi dopo la sua scomparsa nascerà il secondo figlio di Gigi Sabani, Gabriele, che però non potrà mai conoscere. E ragazzi, tra l'altro, chi gli è sempre stato accanto non ha mai risparmiato parole dure nei confronti di quello che è successo, soprattutto nei confronti dei media, che come abbiamo visto è stato un po' il filo conduttore del dolore di tutti gli errori giudiziari che abbiamo assistito, e vedremo anche quello di Enzo Tortora tra poco. E in particolare, tra l'altro, una persona che si è sempre data da fare per lottare per lui è non soltanto i figli, che chiaramente adesso Simone Sabani, figlio più grande, che ha sempre sottolineato quanto l'errore giudiziario avesse completamente distrutto la vita di Gigi, ma anche la compagna Raffaella, nonché madre del suo ultimo figlio. Perché, insomma, tra l'altro, insomma, lei ha qualche remora rispetto a questa storia, ma anche lei ha sempre gridato, ovviamente, contro l'errore giudiziario, contro i media che si sono chiaramente abbuffati, no? Di questa storia. Allora, lui lo conoscete? Lo conoscete, lo so che lo conoscete, il caso di Enzo Tortora, lo conoscete bene. Allora, Enzo, in realtà, tutto il suo caso si somiglia molto, diciamo, con... ha a che fare ovviamente con i media che distruggono la sua figura. Lui, quando è tornato in TV, però, ha lasciato un segno veramente indelebile, veramente indelebile. Allora, lui si chiama, nome completo, si chiama Enzo Claudio Marcello Tortora.
Lui nasce a Genova il 30 novembre del 1928 ed è stato un conduttore e autore televisivo, ma non solo. In realtà è stato anche un conduttore radiofonico, ha fatto l'attore, ha fatto il giornalista e ha fatto il politico italiano. Ragazzi, di tu, un genio, veramente. Infatti, zia Rita, davvero un genio. Tra l'altro, ovviamente, come qualcuno di voi ben sa, lui è stato tra i padri fondatori della televisione italiana. Una delle trasmissioni più importanti che ha condotto è stata la Domenica Sportiva e ha ideato e condotto anche Portobello, che era proprio la sua creatura, Portobello, no? Adesso, al di là della carriera di Tortora che sicuramente conoscete, tra l'altro sì, è molto poliedrico. Allora, noi oggi parliamo di Tortora più che altro per la vicenda giudiziaria che ha preso tra il suo nome, cioè si chiama Caso Tortora, la vicenda giudiziaria che lo vede protagonista. Lui fu accusato su richiesta dei PM Francesco Cedrangolo e Diego Marmo di reati estremamente gravi legati alla criminalità organizzata, allo spaccio di droga, a cui poi in realtà era totalmente estraneo. E anche qui parliamo di persona completamente innocente che si vede portata via, dalle forze dell'ordine perché qualcuno ha puntato il dito contro di lui. E raga, chiunque può puntare il dito contro di noi, no? Insomma, tra l'altro hanno scelto proprio un orario inquietante perché arrivano alle 4 di notte del 17 giugno dell'83 i carabinieri che fanno irruzione in casa sua per arrestarlo. Cioè, immaginatevi uno che fino al giorno prima tutto a posto e poi boom, che lo arrestano in piena notte. E qui gli viene notificata l'accusa di traffico di stupefacenti e associazione di stampo camorristico, proprio organizzazioni criminali. Perché? Perché c'erano dei pentiti di mafia che hanno cominciato a fare il suo nome. Insomma, le accuse arrivavano da questi pregiudicati, tali pentiti, diciamo, Giovanni Pandico, Giovanni Melluso, detto tra l'altro Gianni il Bello, e Pasquale Barra. Tra i primi. Barra, tra l'altro, aveva accusato Tortora di spacciare droga all'interno del mondo dello spettacolo a tranche di 80 milioni di lire l'una. Cioè, adesso, vabbè, ok. In realtà dovete sapere che l'arresto di Tortora è avvenuto contemporaneamente all'arresto di altre 855 persone in 33 province italiane, cioè faceva parte di una maxi inchiesta e di una maxi, diciamo, retata per poter prendere tutte queste persone contemporaneamente. E c'è andato di mezzo anche lui. Cominciano ad aggiungersi altre persone, altri pentiti, altri pregiudicati che testimoniano contro Tortora. Altri otto. Tutti facevano parte della nuova camorra organizzata. Tra questi c'era Michelangelo D'Agostino, che tra l'altro è un pluriomicida, detto anche il killer dei 100 giorni, che forse un giorno vi porterò anche la sua storia. E c'era anche una figura più particolare, il pittore Giuseppe Margutti. Lui era un pregiudicato per truffa e calunnia e anche sua moglie Rosalba Castellini ha testimoniato di aver visto Tortora spacciare droga negli studi di Antenna 3. Insomma, alla fine collezionarono ben 13 false testimonianze contro Tortora. Gli elementi oggettivi, voi direte, sì, ok, vabbè, questi parlano, ma a parte le testimonianze ci deve essere una prova fisica, no? Una prova oggettiva. Ebbene sì, l'hanno trovata. Cosa hanno trovato? Un'agendina in casa di un camorrista, tale Giuseppe Puca, detto O Giappone, dove su una pagina c'era scritto un nome che inizialmente sembrava essere quello di Tortora e accanto a questo nome c'era un numero di telefono.
Guarda caso, dopo una perizia calligrafica, però, quindi subito a dire: c'è il nome di Cortola nell'agendina del mafioso, quindi allora è mafioso. Che tra l'altro, anche se fosse stato davvero il nome di Tortora, cioè non era comunque una cosa automatica, però ok, non è che tu. Cioè, comunque, dopo una perizia calligrafica, hanno capito che in realtà il cognome non era Tortora, ma era Tortona. Era un'altra persona. E ma bastava anche solo guardare il numero di telefono, perché il numero di telefono non era quello di Enzo Tortora, ma quello appunto di Tortona. Ah, comunque, secondo l'accusa, Giuseppe Pucca avrebbe segnato il nome di Tortora nella sua agendina per punirlo o ucciderlo rispetto a un qualche sgarro compiuto all'interno dell'organizzazione criminale. E più avanti si scoprirà che, vi ricordate, no? Uno dei testimoni contro Tortora era appunto Giovanni Pandico. Si scoprirà che Giovanni Pandico in realtà ha testimoniato contro Tortora per vendicarsi di Centrini. Non sto scherzando, Centrini. Cioè, lui praticamente inviò, quando il programma Portobello prevedeva una specie di asta rispetto a degli oggetti che spedivano i telespettatori, li spedivano in trasmissione e loro li mettevano tipo all'asta. E Giovanni Pandico inviò a Tortora alcuni centrini fatti da lui dal carcere in cui era detenuto, perché appunto voleva che lui li mettesse all'asta durante il programma Portobello, no? Il problema è che la redazione di Portobello, siccome era oberata di roba, aveva smarrito i centrini. Però Enzo Tortora in persona si prese la briga di scrivere una lettera di scuse a Pandico spiegandogli la situazione. Cioè, e non è da tutti considerato quanta roba poteva arrivare, no? E non solo, in realtà è stato anche rimborsato con 800.000 lire Pandico dei suoi centrini. Quindi Pandico l'era posta, lei. Ma no, perché lui è schizofrenico e paranoico, quindi comincia a maturare tutti i sentimenti di vendetta nei confronti di Tortora, che ha perso i suoi centrini perché non apprezza la homemade, no, anzi, il jailmade dei centrini, e quindi comincia a scrivergli delle lettere inquietantissime. Comincia a scrivere queste lettere minatorie a Tortora e comincia a chiedergli dei soldi. Insomma, sembrava che fossero, diciamo, scopo di estorsione queste lettere. E quindi comincia a minacciarlo. E dopodiché, chiaramente, fa questa dichiarazione per vendetta per Centrini. Ma parliamo un attimino di quella che è stata la gestione dei media rispetto a questa notizia. Come potete immaginare, pessima. Considerate che quando fu arrestato, gli fecero il video, lo ripresero l'arresto, e tutte le reti Rai cominciarono a mandare in onda ininterrottamente, senza pietà, le immagini di Tortora ammanettato, che è veramente umiliante, tra l'altro. Tortora viene attaccato, considerate che viene attaccato anche nel mondo giornalistico, ovviamente in moltissimi credevano nella sua colpevolezza, e chiaramente facevano anche degli scoop gonfiati, pubblicavano fake news, falsi scoop, per chiaramente sbattere i mostri di prima pagina e fare più vendite. Quindi all'epoca ci furono davvero tantissime fake news. Comunque vi parlo, per esempio, di una giornalista che si occupava spesso di temi giuridici, tale Camilla Cederna. Adesso non so, io non so esattamente, non la conosco, quindi magari qualcuno di voi invece conosce meglio la sua carriera, però conosco le sue parole. Cioè, lei scrisse: mi pare che ci siano gli elementi per trovarlo colpevole. E non si va certo ad ammanettare uno nel cuore della notte se non ci sono buone ragioni.
E questa frase io ve la riporto perché è molto significativa, cioè che se allora vanno ad arrestarti nel cuore della notte, ti ammanettano e tu esci, ti fanno pure il video e lo mettono in Rai, allora per forza devi essere colpevole. Cioè, ragazzi, la colpevolezza c'è a fine processo, in tutti i gradi di giudizio che ci sono da fare. Prima, no. Prima c'è la presunzione di innocenza e non si può pensare che se solo perché sei stato arrestato nel cuore della notte, allora sei colpevole, no? Sì, no, la Cederna ha scritto anche cose veramente molto valide, però appunto perché una persona molto intelligente come la Cederna mi esce con una frase così, fa pensare che c'è tanta, tanta ignoranza a riguardo. Ovvero, non esiste presunzione di innocenza. Cioè, arresto uguale criminale. Hai le manette ai polsi? Criminale. Ecco, non è così, ragazzi. Io spero di potervi anche un po' sensibilizzare e rendervi consapevoli di questi temi. Comunque, pensate che dopo l'arresto. Questa è una cosa veramente ingiusta e terribile. Dopo l'arresto, gli avvocati di Tortora non erano riusciti ad accedere ai verbali dell'interrogatorio di Tortora, mentre le deposizioni degli accusatori erano state pubblicate dai giornali. Cioè, questo è assurdo! È veramente assurdo! Cioè, il suo avvocato non poteva leggere le sue dichiarazioni, il suo verbale dell'interrogatorio di Tortora, ma quello degli accusatori era stato reso pubblico dai giornali. Pazzia, pazzia totale. Comunque c'è anche da dire che Tortora, quando venne arrestato, ebbe anche molti dalla sua parte, eh. C'erano i radicali con cui lui ha sempre militato. Fu difeso da Pippo Baudo, da Piero Angela, da Leonardo Sciascia e da Massimo Fini, diciamo tra i più famosi. Poi ovviamente ce n'erano anche degli altri. Dunque, il 17 di gennaio dell'84 gli vengono concessi gli arresti domiciliari e dopo 271 giorni di carcerazione riuscì, insomma, a lasciare il carcere di Bergamo e tornare a casa sua a Milano. 271 giorni di carcere, eh? Attenzione, per poi andare ai domiciliari. Il 7 maggio dell'84 Tortora accetta di candidarsi eurodeputato nelle liste del Partito Radicale, che tra l'altro Partito Radicale che lo ha sempre sostenuto in questa battaglia, e il 17 giugno, esattamente a un anno dal suo arresto, viene eletto al Parlamento europeo, quindi una figura che diventa davvero molto importante anche dal punto di vista politico. Poi cosa succede? Che il 20 luglio dell'84 torna libero. Lo prosciolgono momentaneamente. E la prima cosa che fa è tornare al carcere di Bergamo. Pensate che essere umano meraviglioso. Cioè lui la prima cosa che fa è andare al carcere di Bergamo per salutare i compagni di cella e il personale. Cioè la libertà, appena ti danno la libertà, tu vai in carcere a salutare. No, vabbè, assurdo, assurdo. E il 17 settembre dell'85 però viene di nuovo condannato, questa volta a 10 anni di carcere, principalmente perché si erano aggiunte altre testimonianze di altri pentiti in continuazione, insomma. Quindi lui, essendo condannato a 10 anni, si dimette da europarlamentare, tra l'altro il 13 dicembre dell'85 si dimette e rinuncia all'immunità, perché voi lo sapete che avrebbe avuto l'immunità, se no. Rinuncia, assurdo, veramente, che uomo, e dal 29 dicembre viene quindi messo agli arresti domiciliari. Fino a che a fine dell'86 Tortora fu finalmente, in data 15 settembre, fu finalmente assolto con formula piena dalla Corte d'Appello di Napoli,
E i giudici smontarono tutte le accuse dei camorristi, tra l'altro per i quali iniziò un processo per calunnia. Ebbene così, ebbene così. Tra l'altro, i giudici hanno sempre sostenuto che questi pentiti avessero calunniato allo scopo di ottenere una riduzione di pena. Ma rimane fuori il pittore Giuseppe Margutti, che è sì un pregiudicato, ma non aveva bisogno di sconti di pena. Ma questo è un altro tipo di testimone, cioè un testimone che voleva pubblicità dalla vicenda. Cioè lui si è attaccato a queste accuse semplicemente per avere pubblicità per poter vendere meglio i propri quadri. Cioè proprio di una tristezza estrema, estrema. C'è da dire anche che Tortora in aula non si è comportato da agnellino. E questo, ahimè, gioca sempre a sfavore dell'imputato. Cioè, purtroppo, per quanto tu sia arrabbiato, sai di essere innocente. Vedi che dicono stronzate su di te, rifanno ricostruzioni fantasiose. Ce devi sta. E parli quando è il tuo momento. Invece Tortora si era reso molto antipatico in aula ai giudici e si era dimostrato poco collaborativo e tra l'altro aveva anche manifestato di non fidarsi assolutamente dei giudici. Poi ha concluso la sua difesa dicendo: "Io grido, sono innocente, lo grido da 3 anni, lo gridano le carte, lo gridano i fatti che sono emersi da questo dibattimento. Io sono innocente, spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi." Ecco, dire una cosa del genere ai giudici, lo sappiamo, i giudici sono un po' permalosini. Cioè, questo è un discorso bellissimo, che io sarei lì in standing ovation, siamo tutti in standing ovation. Wow, bello, brividi, ma non va a tuo favore. Purtroppo non va a tuo favore. Lo so che non ci vedeva più, è un grande, adoro, eccetera. Però non lo so che gliene dicevano di ogni, lo so, aveva ragione, lo so, sono pienamente d'accordo con voi. Ha anche usato una certa eleganza, è vero. Però queste sono le cose che ti fanno perdere. Perché i giudici sono molto permalosi. Molto, 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 molto permalosi. Comunque Tortora viene assolto definitivamente dalla Corte di Cassazione il 13 giugno dell'87, dopo 4 anni dal suo arresto. Tra l'altro, non fu mai avviata nessunissima azione penale o indagine di approfondimento contro i PM o magari un provvedimento disciplinare contro questi PM che sostanzialmente senza prove hanno portato avanti il tutto. Infatti, questi PM proseguono, ma abbiamo visto anche con Quaglia, no? Questi PM proseguono le loro vite, il loro operato, tranquilli, a terra luce e vino, esatto, cioè molto senza dover pagare le conseguenze, no? Tra l'altro, piccola chicca, nel 2010, quando Gianni Melluso era già uscito dal carcere da un anno, chiese ufficialmente perdono ai familiari di Enzo Tortora per le sue false accuse. Disse, Enzo Tortora purtroppo era già morto, quindi non ha potuto sentire. Disse: ma io l'ho detto perché ero condizionato dalla brama di vendetta, di Barra e di Pandico. Però ho detto delle bugie. Sì, assolutamente ho detto bugie. Wow. Insomma, Enzo Tortora poi morirà a 59 anni, quindi anche lui prematuro, la mattina del 18 maggio dell'88 a casa sua a Milano, stroncato da un tumore polmonare. Comunque, vi voglio far vedere un pezzo di storia della televisione importantissima, secondo me, soprattutto per il caso. Se siete appassionati al personaggio e al caso. Che è il suo ritorno a Portobello. Aspettate. Voilà.
dove eravamo rimasti. Potrei dire moltissime cose e ne dirò poche. Una ve la consentirete. Molta gente ha vissuto con me, ha sofferto con me questi terribili anni. Molta gente mi ha offerto quello che poteva. Per esempio ha pregato per me. E io questo non lo dimenticherò mai. E questo grazie a questa cara, buona gente, dovete consentirmi di dirmelo. L'ho detto e un'altra cosa aggiungo. Io sono qui e lo so anche per parlare per conto di quelli che parlare non possono. E sono molti e sono troppi. Sarò qui, resterò qui, anche per loro. Basta, sguardo. Che meraviglia, che meraviglia. Qualcuno di voi sta scrivendo appunto che grande uomo, sì, 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 sì. Parlava dei carcerati, eh già. Parlava di tutti quei, come diciamo noi nel meme, fratelli ingiustamente carcerato che non hanno voce. Chiaramente wow, è veramente commovente, veramente, veramente, veramente commovente. Thank you.